Il caso Bisignani. Buonasera. Chi è Luigi Bisignani? È una domanda che tantissimi si sono fatti 2 anni fa, quando fu arrestato, quando improvvisamente il suo cognome popolò tutte le prime pagine dei giornali, tutti i titoli dei telegiornali. Chi è Luigi Bisignani? Perché così potente, così importante? Perché, si chiese allora, il suo arresto ha suscitato tanto clamore e tanti timori nelle stanze del potere. Innanzitutto, Luigi Bisignani, come la dobbiamo chiamare? C'è chi l'ha definita faccendiere, facilitatore, lobbista. Io mi sono definito un battitore libero senza padroni né padrine, ed è la cosa che mi piace di più. Poi di espressioni ce ne sono state troppe. In un biglietto da visita, battitore libero senza padrini, non ho mai letto. Uno che la. Lei è nonno? Sarò nonno ad ottobre, sono Bene, felice. si prepari. Quando suo nipote le chiederà: nonno, tu che cosa fai di mestiere? Beh, innanzitutto ho scritto 2 spy story che hanno avuto un grandissimo successo e perciò ci si può scrivere anche scrittore. Poi, se vuole, ci possiamo scrivere giornalista. Se vuole, ci possiamo scrivere adesso consulente. Non le piace, eh? Diciamo che per una persona che a 23 anni era l'addetto stampa di un potente e poi scoperto essere insomma, anche qualcos'altro, ministro del tesoro, a 26 anni era già nelle liste della P2, anche se lei dice che c'era finito per sbaglio, comunque che non ci Beh, è una doveva storia un essere. po' più complessa. Poi Poi ne parleremo. certo. A 35 era il capo delle relazioni istituzionali di uno dei più importanti gruppi imprenditoriali italiani. 2 anni dopo era ricercato. Poi è stato uno degli imputati di uno dei processi più famosi di Tangentopoli. Poi è stato condannato. E poi ho avuto anche la fiducia di persone che comunque hanno fatto la storia di questo paese. Mi pare che questo lei dovrebbe ricordare. Lo Per esempio, il ricorderemo tutto. presidente Andreotti. No, ma guardi, di lei cercheremo di ricordare e di dire tutto e di far vedere ai nostri telespettatori tutto. Prima di presentarvi i nostri ospiti che mi aiuteranno a cercare di capire di più da questo che se io fossi un magistrato, e non lo sono, e sono tutt'altro, sarebbe già un test poco collaborativo. Vediamo insieme come. Ormai siamo al secondo anniversario. Il 15 giugno del 2011 demmo un titolo, quindi pochi secondi, la notizia, era la notizia principale non solo di quel giorno, la notizia appunto dell'arresto di Bisignani. Inchiesta sulla P4, fa tremare i palazzi romani, arrestato Luigi Bisignani, ora è accusato di favoreggiamento, associazione segreta. Secondo la Procura di Napoli sarebbe al centro di un'organizzazione dedita a ricatti e scambi di notizie riservate su appalti pubblici, anche a Palazzo Chigi. Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it. Perché era così importante e ha fatto tanto scalpore e tanto panico nei palazzi del potere, come si diceva nel titolo, allora 2 anni fa all'arresto di Bisignani? Così cominciamo a capire anche da altre fonti, diciamo, che cosa fa Bisignani, che cosa era e cos'è Bisignani. Bisignani è al corrente, molto più di quanto non abbia scritto nel suo libro, dei segreti di 30 anni di politica e di finanza italiana. È al corrente non solo dei rapporti palesi, ma anche di quelli occulti, ed è al corrente di una cosa di cui parla poco, di come si muovevano i soldi. È stato testimone, grazie ai suoi rapporti con lo IOR, di movimenti di ingentissime somme di denaro che andavano dalla finanza alla politica o viceversa, e in più è riuscito, grazie alla sua abilità, grazie a questa massa enorme di conoscenze, che magari diventano ricatti, oppure certe volte basta sapere che tu sai, a piazzare una serie di uomini chiave nelle alte burocrazie dello Stato, che sono quelle che sopravvivono alla politica. Giuliano Ferrara, invece, sei d'accordo con Peter Gomez? Giuliano Ma Ferrara è io il so direttore che del nel Foglio, ovviamente. 500 con Carlo V, nel 600 con Luigi XIV, nel 700, l'800 e il 900, sempre, basta aprire un libro di storia, accanto e al lato del teatro, gran teatro della politica, si sono mosse figure che in modo riservato hanno portato messaggi, elaborato tattiche,
messo in connessione pezzi del potere. Mi sembra un'attività importantissima per lubrificare e far funzionare una macchina sulla quale si basa la pace civile delle nazioni, no? Nel sistema dell'equilibrio europeo degli stati. Quindi considero Bisignani una figura indispensabile della politica e del palazzo del potere, un suo inquilino autorevole, diciamo prestigioso, perché come lui ha ricordato... Però ti viene da ridere mentre lo dici. No, prestigioso, no, mi viene da ridere perché? Perché attribuire prestigio a una figura, diciamo, che lavora nell'ombra in un paese rimbecillito dall'idolo psicologico della trasparenza assoluta, quella degli scontrini, delle diarie, dei fondi dei partiti, eccetera, cioè in un paese completamente rincoglionito dal grillismo, oggi fa ridere. Ma invece per me esistono figure prestigiose che da Mazzarino in poi costituiscono l'ossatura del potere, e senza il potere le società se ne vanno. La dimostrazione, scusate, che il popolo non è sovrano. Bisignani, al di là della sua abilità, è la dimostrazione che il popolo conta molto poco. Il voto del popolo conta. Il popolo non ha rapporti con Bisignani. Scusa, Andreotti, o non lo vota più. La dimostrazione, Bisignani c'è con Andreotti e c'è con i nemici di Andreotti. Cioè, è una figura indispensabile, Giuliano, sempre e comunque. Giuliano, siete tanti, per favore. Non ho capito, ho parlato meno di Gomez, no, e già mi interrompi. No, non è proprio così. Vabbè, finanziere e faccendiere, più che inserito in tutti gli ambienti istituzionali e con forti collegamenti con i servizi di sicurezza. In una delle ordinanze che lei ha potuto leggere, evidentemente, dei magistrati napoletani, veniva descritto così, e in un'altra: noto personaggio legato a Finmeccanica e iscritto alla P2. Questo è... Magistrati... di Finmeccanica è una novità assoluta. Novità assoluta, c'è scritto, però, no. Però voglio dire, questo... abbia letto le carte che la riguardano. Sì, vabbè, queste non me le ricordo. Comunque, Finmeccanica... abbiamo l'immagine della sentenza che l'ha portata al patteggiamento un anno e mezzo fa. Lì il giudice la descrive: dirigente d'azienda, mediatore, procacciatore d'affari, di fatto ascoltato consigliere dei vertici dirigenziali di alcune delle più importanti aziende controllate dallo Stato, Eni, Poligrafico dello Stato, RAI, eccetera, di ministri della Repubblica, di sottosegretari di Stato e alti dirigenti statali. E me coglioni, che uno deve andare in galera per questo, scusa. Ferrara, Ferrara, parliamo tutti. Accanto a Giuliano Ferrara c'è Paolo Madron, che ha scritto con Luigi Bisignani il libro che si intitola L'uomo che sussurra ai potenti. Aveva preso il titolo, una copertina peraltro dell'Espresso, e il titolo di un articolo scritto da Marco da Milano. Prima di sentire Madron, che differisce però, c'era il passato, no? Sì. Era l'uomo che sussurrava ai potenti. Ah, bellissimo titolo. Ecco. Ma infatti la cosa interessante, prima scorrevano le immagini del tuo telegiornale di 2 anni fa, le ultime immagini di Bisignani erano quelle del processo Enimont del 93, gli occhiali Lozza, c'erano delle foto di lui che abbracciava un albero, che era la copertina dell'Espresso, che probabilmente erano state fatte quando erano usciti i suoi romanzi, che era la fine degli anni Ottanta, e Bisignani era un personaggio pubblico, partecipava addirittura a trasmissioni televisive, Il gioco delle coppie, Luca Cordero di Montezemolo, Edwidge Fenech contro Carlo Marina Ripa di Meana, e lui faceva l'arbitro. Poi è sparito per 20 anni. Questo è un delitto, vero? Poi è sparito per 20 anni. Nella quarta di copertina del libro c'è una frase di Charles de Gaulle: niente rafforza l'autorità quanto il silenzio. Adesso Bisignani ha rotto il silenzio, appunto ha scritto un libro che è ai vertici delle classifiche. Perché l'ha fatto? Lo chiediamo a lui. Perché l'ha fatto? No, perché dato postulato che il vero potere è silenzioso, sussurra, appunto, allora uno, forse Bisignani adesso ha meno potere di prima e quindi cerca la visibilità. Due, la cosa interessante forse su cui dibattere questa sera è Bisignani è l'autobiografia del potere di questa Repubblica. Allora
è interessante Bisignani, ma è interessante capire la qualità dei potenti a cui lui ha sussurrato all'orecchio. Cioè Andreotti non è Berlusconi, non è Gianni Letta, la prima e la seconda repubblica sono due cose diverse. Allora, adesso ci inoltreremo in tutto questo, perché questa sera vorremmo parlare di tutto quello che c'è nel libro, che ormai è un best seller, lo sanno tutti, ma anche di tutto quello che non c'è nel libro, se è possibile, con l'aiuto anche del più diretto interessato. C'è chi mi ha detto prima della trasmissione: vedrai che non dirà nulla di più di quello che c'è nel libro. Io penso che non sarà così. A proposito, ho avuto ovviamente, da quando si è saputo che ci sarebbe stata questa trasmissione, una serie di pressioni, tutte eleganti, meno una che arriva dai vertici delle Ferrovie dello Stato. Qui parleremo di tutto quello che ci interessa parlare, senza sconti né pressioni né aiutini, e invito tutti a assolutamente non avere nessuna reticenza. Scusi, però che c'entra le Ferrovie dello Stato? Non lo so, perché sembra che ci sia irritazione, perché chissà che cosa. Sembra che Moretti, che è citato nel libro, dica che non è. Io viaggio con Italo, per cui mi trovo benissimo. Certo. Traduciamolo, perché sennò ci guardano, Italo, non capisce. Però no? So che, che recentemente ha avuto uno scherzetto anche da Italo. Un piccolo scherzo. Allora, però la cosa importante, appunto, è capire innanzitutto una cosa. Paolo Madron, cos'è che non è entrato nel libro? Perché c'è stato un mercanteggiamento con avvocati, poi c'è stata evidentemente anche una scelta da parte vostra. Cos'è che non avete potuto mettere nel libro? 150 pagine, era troppo lungo, 500 pagine. No, dai. Tu non sei Bisignani. No, abbiamo a lungo fatto visionare il libro dagli avvocati, alcune cose sono uscite, sono rimaste fuori sul consiglio degli avvocati. Allora, c'è stato un grande lavoro di aggettivazione, che è importante. Su quali argomenti? Allora, è rimasto fuori il rapporto tra Berlusconi e la destra. E la Santanchè, quindi, che Berlusconi aveva promesso alla Santanchè che avrebbe fatto una campagna per lei, poi Fini si è opposto. È rimasto perché fuori. Perché è rimasto fuori? Perché Berlusconi dice bugie. No, è rimasto fuori perché è rimasto fuori. Perché l'editore lo ha trovato poco, diciamo, significativo. È rimasto, vuoi sapere ancora? Certo. È rimasto fuori, dunque, molte nomine fatte. Chiari Lettere è una casa editrice berlusconiana o no? No, dai. Molto berlusconiana. No, io non lo so. Berlusconiana? Molto berlusconiana. Chiari Lettere, di chi è la casa editrice? Di Fazio, di un signore che si chiama Fazio, è di, un bravissimo editore che evidentemente. Fazzi. No, Lorenzo Fazio. Chiari Lettere è la casa editrice che possiede anche una quota del Fatto, possiede una quota da cui la furbizia aveva fatto un libro. Giuliano. Allora vi prego, parla chi è Travaglio. Sì. Perché io sono contento. Poi, ma non facciamo i bambini, dai Giuliano, non facciamo i bambini. Sta parlando Madron, dai. Non sono uscite i nomi di alcune nomine fatte da ministri del governo Monti, fatte all'ultimo, perché ci sembrava una cosa troppo personale. Non sono uscite cose sul rapporto tra i libici e Unicredit, che gli avvocati ci hanno consigliato di tenere fuori, in particolare sulla chiusura dei rapporti con l'ex amministratore delegato e poi come la vicenda Profumo, le telefonate che si sono lette soprattutto nell'inchiesta. Soprattutto cose che riguardavano il finanziamento della Libia, quei famosi 3 miliardi di euro che furono entrati e poi, cioè, mi pare di averti detto delle cose. Sì, e allora parleremo perché vuol dire anche Profumo, vuol dire anche i rapporti con Cucchiani, Geronzi. E Santanchè vuol dire anche l'operazione che secondo molti è stata proprio ideata da Bisignani, l'operazione Santanchè, ovvero il lancio della candidatura della Santanchè a candidato premier. Per la destra di Storaccio. E lì non è andata benissimo. Non è andata benissimo, però è stata una campagna elettorale interessante. Molto perché interessante. Forse possiamo vedere un passaggio elettorale proprio della Santanchè, 2008, candidato premier per la destra. E devo dire, da donna, le donne italiane, care amiche, se c'è veramente un voto inutile è quello a Silvio Berlusconi, perché ci ha sempre visto orizzontali, perché ancora l'altro giorno alla sua convention prima vi ha chiamato padrone e domina e poi subito dopo ha detto dovrete cucinare le crostate ai rappresentanti di lista. Io vorrei dire a Berlusconi questa volta di stare attento, perché forse le italiane cucineranno lui il 13-14 aprile. Ecco, scusa, però bisogna dire molto onestamente, non l'abbiamo tolto noi.
l'editore ha ritenuto nell'economia del libro un capitolo invece non è molto interessante. Forse l'editore non sapeva, non si rendeva conto. Insisto. Che Bisignani. È una cosa importante. Il pubblico deve sapere chi ha edito questo libro. Deve sapere quello chi che ha messo i capitali per fare questo libro. Chi ha impegnato i suoi soldi. Chi ricaverà i diritti d'autore, eccetera. Chi? Travaglio, no, e questo bisogna dire. No, è un'informazione sbagliata. Non c'entra niente. Chiare Lettere non è di proprietà di Travaglio. No, ma Travaglio è di proprietà di Chiare Lettere. No, Chiare Lettere è l'editore mio e di Travaglio, è diversa. Edita i miei libri, quindi non c'entra. Come dire che Saviano prende i soldi dei... Ma non c'entra, voglio solo che si sappia, perché deve essere chiaro. Chiare Lettere, possiamo dividerci sulle opinioni, non sui fatti. Quindi cerchiamo di non dire puttanate. Chiare Lettere. E siamo... No, è perché c'è, scusate, ma che c'è Giuliano, Chiare Lettere è l'editore Gomez mio e di Giuliano Ferrari, esatto. Se volete andare a fumare una sigaretta, pubblica i tuoi libri e pubblica pure quelli di Bisignani. Stai zitto, per favore, sto parlando con Bisignani, no, allora, scusa, l'operazione ci vuole rispetto, io sono un tuo ospite. Sì, sei il mio ospite, ma dopo 10 minuti... No, siccome tu sei un giornalista laureato, se nella discussione su un uomo e su... No, laureato nel senso... La patente. Se in una discussione uno dei tuoi ospiti solleva la questione, no, ma chi ha pubblicato questo libro? Se interrompe un altro ospite, no, gentilmente, interrompe, tu devi non è portare una conclusione. Non è dirimente? Non è dirimente perché non è un segreto. Non è che era ma stato sei peggio di Bisignani. Vuol dire nascosto l'editore del suo libro. Allora, Chiare Lettere è posseduta dal gruppo James, Mauri Spagno, che ha la quarta maggioranza. E Chiare Lettere a sua volta ha una quota del 18% del fatto, del fatto. Scusami, 16% del fatto. Questo è il... Ecco, adesso dopo questa clamorosa scoperta, che ciascuno in libreria dei 50.000 che hanno già comprato sera aveva già visto, Bisignani perché lanciò l'operazione? Lei aveva un rapporto molto diretto con la Santanchè, perché decise quell'operazione? Beh, in realtà le cose andarono diversamente e mi riferisco a questo spezzone che abbiamo visto. Quando iniziò il contrasto tra il presidente Berlusconi e Fini, Daniela Santanchè decise di lasciare Fini e di approdare alla destra di Storace, che allora aveva appena fatto il partito La Destra. E Berlusconi aveva appunto appoggiato la candidatura e il passaggio di Daniela Santanchè alla destra e aveva anche promesso un appoggio elettorale alla destra. Ma Fini mise il veto? Fini mise il veto all'accorpamento e dopodiché la campagna elettorale della Santanchè era stata molto molto abile anche di Storace. Berlusconi si cominciò a preoccupare e attaccò frontalmente la destra senza dargli quell'aiuto mediatico che gli aveva promesso. Da lì la Santanchè si sentì molto risentita e cominciò quell'attacco. Con e la lei famosa che ruolo ebbe, oltre al fatto che era molto vicino alla... Ma io non ebbi in realtà nessun ruolo particolare. Tutti dicono un'altra cosa, che è stato lei il vero... No, questo non è assolutamente vero. No, sarebbe anche, un errore rispetto a quello che aveva fatto Francesco Storace, che aveva capito che c'era uno spazio per una destra in Italia perché si stava rompendo il giochino di Alleanza Nazionale. E io non ebbi un ruolo se non quello di essere stato in un certo momento il garante del passaggio e dell'appoggio che bisognava che Forza Italia, che allora era Forza Italia, la PDL avrebbe dato alla destra. Cosa c'era anche Ferrara che aveva una lista sua, non so se anche io, lì c'era mentre voi vi battevate sulle vostre trincee per la precisione. No, cazzo, se mi interpellano devo rispondere. Ma io non t'interrompo. Ma che fai come Santoro, io me ne vado, scherzi, se mi interpellano devo rispondere. Ma quando è che sei andato via da Santoro? Allora, quando sei andato via da Santoro? Questa elezione, sono andato via da Santoro parecchie volte, non sono più tornato. Quando ci furono queste elezioni e loro parteggiavano, come sempre, da giornalisti militanti per i loro partiti, andai contro Berlusconi con una lista sull'aborto, una lista di scopo, si dice oggi, cioè che voleva porre la questione della sordità morale sull'aborto in Italia. Una lista che ha avuto pochissimi voti, perché gli italiani sono gli italiani, ma insomma ha fatto la sua performance. E lì non c'era Bisignani questa dietro. Non c'era Bisignani dietro. No, era solo... Questa storia va riassunta in un modo semplicissimo ed è una storia minore. Fini litigò con Storace.
Storace decise di mettersi in proprio. Berlusconi, per evitare che quei voti fossero dispersi, organizzò attraverso la Santanchè un raccordo di Storace con le sue liste ed ebbe un trionfo elettorale e parlamentare. Bisignani era un amico della Santanchè, un amico di Berlusconi e anche un condomino di Storace, perché abitiamo nello stesso condominio. Soldi e informazione, parliamo dall'informazione. Daniela Santanchè rientra nel PDL dalla prova di fedeltà con un'intervista su Libero in cui sostanzialmente dice che Veronica Lario aveva una relazione con la sua guardia del corpo. Da quel momento in poi rientra con Berlusconi. Mi ricordo che io la incontrai anche Daniela Santanchè, lei mi disse, lo posso dire, mi disse: Peter, cosa ne pensi? Io gli risposi: penso che hai dato la prova di fedeltà e che ti sei venduta. E invece pensi che c'è un retroscena? Chi fece rientrare al governo come sottosegretario Daniela Santanchè fu Italo Bocchino. Fu Italo Bocchino in una riunione, in un vertice a Palazzo Chigi, alla Camera dei Deputati. Italo Bocchino disse a Fini: adesso vi comunico che Fini ha tolto il veto per la Santanchè, perché Berlusconi in realtà giocava sul veto di Fini per non far rientrare la Santanchè. Però il primo a saperlo fu lei, non Fini. Un'altra domanda di soldi invece. Daniela Santanchè aveva una concessionaria di pubblicità che ha prosperato ed è nata, lo scrive anche lei, grazie anche alle sue relazioni. A un certo punto però questa concessionaria di pubblicità deve 3 milioni di euro a Libero. Morale della favola, questi 3 milioni di euro a Libero non vengono dati e quel debito viene accollato dall'azienda per cui lei lavorava, Farina, lo stampatore. No, non era, era l'azienda del fratello. L'azienda del fratello. Daniela Santanchè gli ha mai restituiti e le è ancora riconoscente per il fatto che sia accollata di 3 milioni euro di debiti? La riconoscenza, come diceva Andreotti, è il sentimento della vigilia, per cui non credo che sia riconoscente per questo. Detto questo, è un problema tra di loro, credo che sicuramente l'hanno risolto. Diciamo che ha 3 milioni di euro di riconoscenza nei suoi confronti. Lui ha citato Santoro, lui ha citato Profumo. Dove sceglie di andare? Verso il suo rapporto con Masi e poi con i giornali o verso i suoi rapporti con le banche? Quello con Masi sicuramente, anche il rapporto con Santoro. Allora, tutto scoppia a partire da una famosa e improvvida telefonata, questa pubblica, di Masi a Santoro in trasmissione. Dicono che vuole intervenire il direttore generale della RAI, Mauro Masi, prego. È in linea? Vuole parlare? Santoro, buonasera. Buonasera. Allora, come sa... Mi sente? Sì, sì. Allora, buonasera. Come sai, io non sono mai intervenuto direttamente nelle sue trasmissioni, anche quando lei mi ha insultato in diretta, come sanno gli ascoltatori. Questa volta faccio un'eccezione perché... Come lei sostiene, non come sanno gli ascoltatori, come lei sostiene. Come sanno gli ascoltatori e come lo deciderà appunto la magistratura, poi lo vedremo più avanti, ma questo è un tema minore. Però. Quando lo deciderà lei potrà dire questo. Ma questo, lo ripeto, è un tema minore. Per il momento lei lo sostiene, io dico di no. Non è il tema di oggi, esatto. Non è il tema di oggi. Il tema di oggi è che io mi sono sentito dover chiamare perché devo fare a tutela dell'azienda, che è l'azienda di cui sono direttore generale, di cui anche lei fa parte, soprattutto nei confronti dei cittadini ascoltatori, perché mi devo dissociare nella maniera più chiara, devo dissociare me stesso e l'azienda dal tipo di trasmissione che, come ho visto all'anteprima, lei sta impostando e come è impostato la settimana scorsa. Per la visione, il motivo molto semplice, che ad avviso mio e dei nostri legali viola in maniera chiara il codice di autoreventazione in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, i principi legislativi e costituzionali che ne sono alla base, un tema che è stato sollevato al più tardi venerdì scorso anche dal capo. Quindi lei ci sta dicendo di non fare la trasmissione? No, io sto dicendo che lei fa la trasmissione. No, no, lei sta dicendo che questa trasmissione viola le regole. No, no, no. Lei ha la responsabilità di fermarla. Lei la ferma o no? Io vado in onda solo se sto rispettando le regole. Cosa fa? No, io le dico questo, che io non interrompo la trasmissione come non l'ho mai fatta. Allora ritira quello che ha detto, che noi stiamo violando le regole. No, io le dico semplicemente che ritiro me stesso e l'azienda. Se vuole ritirare se stesso, questo mi pare anche buono. Però
Ritira quello che ha detto, che è la cosa più importante. E questo le dovevo dire, con il rispetto che lei sa, ho sempre garantito che lei andasse in onda e ho garantito che tutte le trasmissioni andassero in onda. Sono noi stiamo violando le regole, sì o no? Risponda. Questo lo non sono io che lo devo dire, lo dovrebbe l'ha dire. L'ha appena detto, quindi lei si smentisce? No, non mi sto smentendo assolutamente, le sto dicendo. Allora che quello che ha detto cos'erano? Delle sciocchezze, cosa ha detto? Io dissocio me stesso e l'azienda da un tipo di trasmissione che potrebbe violare il codice dell'autoalimentazione. Potrebbe violare, certo, qualunque trasmissione potrebbe violare. Non è così, Santoro. È anche lei potrebbe violare qualcosa in questo momento. Anche lei volevo violare, però quindi le sto dicendo in termini formali. Perché vabbè, abbiamo capito com'è lei come direttore generale. Grazie, no, arrivederci, possiamo cominciare. Buonanotte. Buonanotte, sì, buonanotte. Dopo questa telefonata ce n'è stata un'altra privata, si narra, tra lei e Masi, che l'ha chiesto... Come sono andato? E io gli dissi appunto che non aveva fatto una bella figura, usando un eufemismo. Il capitolo su Masi è tutto imperniato, la parte su Masi, sui tentativi che lui ha fatto per scongiurare che Masi non venisse nominato direttore generale. Ecco, guardi, io credo che Masi sia un grande manager pubblico e credo anche che la sua gestione alla RAI, a parte questa sciagurata telefonata, sia stata improntata a grandissima correttezza. Detto lei questo, lo aiuta a trovare il marchingegno per tentare di mettere Santoro fuori dall'azienda. Vado dal presidente Berlusconi e gli dico non mettere Masi alla RAI, che è un mio amico, è un manager straordinario, ma insomma la RAI ti creerà qualche problema. La riga ecco. Tutta. No, vabbè, non c'è bisogno della riga tutta. Diciamo, poteva distrarsi. Poteva distrarsi. Era un topo nel format. Ma volete trasformare questa riunione in un cesso? No. Io sono d'accordo, però poi... Allora, no, ma questo diciamo è quello che c'è. Però da Milano, vediamo se no, è quello che dice. E allora dilla. Vabbè, dice il libro, dice che era molto attento alle femmine. Io dico un'altra cosa. Però la cosa che gli piacciono le donne a Masi, ma ti pare che è un discorso? È per quello che gli ha detto lui. Ma lui fa le sue memorie, scrive un libro. No, quello che ha detto Berlusconi. Il quale non sarà stato, penso, molto attratto dall'argomento. La risposta di Berlusconi che risponde che c'è un accordo per mettere Masi alla RAI, Carlo Rossella al Corriere e Augusto Minzolini alla Stampa. Un accordo con Marchionne, cioè non un accordo così. Era lì. Ora, che voleva è vero poi che i nomi sono stati diversi, però è anche vero che poi Minzolini è andato a guidare il TG1, che è un organo di informazione più importante della stampa, dobbiamo dire. E Rossella ha sfiorato. E soprattutto sono saltati Giulio Anselmi e Paolo Mieli, due direttori, con una dichiarazione pubblica di Berlusconi. Immagino più o meno nel periodo in cui lei andò a Palazzo Chigi. Quindi non è che queste erano chiacchiere così che poi non avevano effetti. Comunque il punto era Masi alla RAI, io diedi un consiglio, il consiglio venne disatteso perché poi andò lì. E su Rossella invece cosa disse sul Corriere? Beh, su Rossella credo che sarebbe stato un grande direttore del Corriere meglio della di Sera. De Bortoli? Bah, per come si è comportato De Bortoli con me, certamente. Detto questo, De Bortoli fa ma il suo giornale. Ma Berlusconi che dice scusate, che Marchionne... Chi è proprietario del Corriere? Saperlo. Complicato. Ci vuole tutto chi tenne le fila, chi tenne le fila di quel patto di sindacato? Cesare Geronzi, che si consultò con Giovanni Bazzoli. Benissimo. Quindi, erano Geronzi e Bazzoli. Il più grande banchiere italiano e quello che allora era il vice grande banchiere italiano. Adesso ci arriviamo a tutto. Arriviamo a tutto. Che c'entrano Berlusconi, Masi e Vice Grande? Si chiederanno a Berlusconi. È Berlusconi che ma cosa chiesero a Berlusconi? Di Bortoli è diventato adesso, Corriere perché siete tutti molto bravi, però stavamo parlando di Masi e di Santoro. Due settimane dopo io voglio sapere chi ha cambiato il direttore del Corriere. Bisignani, Masi, Berlusconi e Minzolini hanno deciso per Rossella. Diciamolo a Bisignani che è quello direttore... di Nobile. Geronzi, ma io lo so chi Bazzoli, l'ha cambiato. L'hanno cambiato Bazzoli e Geronzi. Lo sappiamo tutti. E ci hanno messo Ferruccio De Bortoli. Ci fu che cazzo è stato a dire? Ascolta, no, ci fu una finta di Bazzoli quando nominarono per una notte De Bortoli presidente della RAI. Vi ricordate? Certo, ed è nel libro anche. Però stiamo un passo per volta. Masi, Santoro. Lei sembra aiutare, da quello che emerge non dal libro ma dalle carte di Napoli, Masi a trovare una via d'uscita per Santoro. Beh, io trovo incredibile
che un conduttore mandi a quel paese un direttore, generale di un'azienda. In nessun paese al mondo credo che questa cosa possa essere consentita. A quel punto però Masi era in grande difficoltà e io gli diedi una via d'uscita amichevole. Gli ho detto: tu porta la lettera di licenziamento di Santoro, ti riappropri del tuo ruolo di direttore generale, il consiglio d'amministrazione della RAI, che era in mano a poteri che conosciamo bene, che non sono certo i poteri di Berlusconi, l'avrebbe sicuramente rigettata. Per cui Santoro rimaneva alla RAI, Masi se ne andava e se ne andava riprendendo il suo ruolo di manager, perché non è possibile, da nessun paese al mondo esiste che un conduttore, per quanto autorevole, mandi a quel paese in diretta il direttore generale, che peraltro alla RAI ha fatto anche molto bene, perché ricordiamoci che se la RAI si è salvata dall'abbraccio mortale di Murdoch è stato perché c'è stato Masi che ha battuto i pugni sul tavolo. Ha fatto uscire la RAI e anche i canali supplettivi dalla piattaforma di Sky, l'ha portati su un'altra piattaforma, che peraltro non ha più nessuno, quella TV Sat, come diavolo si chiama. Però gli stessi dirigenti della RAI e anche di Mediaset si chiedono se sia valsa la pena, devo dire. Però in quel momento. Devo dire la verità. Ma le pare un'idea furba nominare come al numero, alta testa della RAI, un signore che non si intende di televisione né di management? Beh, a parte, management è per niente. Scusi. A me pare te un criterio di nomina che spiega. No, scusi. Se questo è il criterio di nomina che avete seguito voi, che no, tenete le leve del potere. Io non ho seguito, come mai questo paese va da rotoli. Non devo essere io il difensore di Masi, è stato direttore generale dell'editoria per tanti anni, è stato amministratore delegato, commissario della SIAE, è uno dei più grandi esperti. Sì, ma è scritto il contrario, cioè è scritto che nel libro sì, che sì, non sì, che ma l'ha appena fatto detto anche no, tutto, certo, lui non l'avrebbe portato. Per un'altra vicenda però. E parliamo però della nomina al Corriere, quella di cui ha parlato anche Giuliano Ferrara poco fa, subito dopo la pubblicità. Nella liturgia dei poteri forti è il silenzio che fa. Allora, Bisignani, è l'unico caso in cui durante la pubblicità, è come se non si fosse andati in pubblicità, si continua a discutere degli stessi argomenti. Cosa è successo al Corriere della Sera? Il patto di sindacato, Geronzi ed altri hanno deciso, anzi, qualcuno dice, Berlusconi aveva detto, il direttore del Corriere della Sera e quello della Stampa hanno fatto il loro tempo, remano contro Paolo Mieli e Giulio Anselmi, bisogna sostituirli, il che poi succede effettivamente. Al Corriere cosa succede? Che, come è noto e come è ancora adesso, il Corriere ha tanti editori. Allora è cominciato a fare il pivot, quello che raccoglieva le scelte, le preferenze, i desiderata, era Cesare Geronzi, che era la guida di Mediobanca, giusto? Giusto. E emerge una candidatura Rossella. Di Carlo Rossella, sì. La candidatura di Carlo Rossella dura poco perché Cesare Geronzi, allora presidente di Mediobanca, convince Bazzoli a non appoggiare Rossella, che aveva peraltro anche l'appoggio di altri azionisti importanti, e così sfumò la candidatura di Rossella. Ma la realtà vera di questa domanda, e che noi ci dobbiamo porre, è come mai in Italia si continua questa farsa assoluta di banchieri e industriali che posseggono i giornali, perché questa è veramente l'anomalia italiana. Chi dovrebbe avere gli stampatori? Gli editori, come in tutti i paesi del mondo. C'è un mio amico che è un autorevole manager, che dice che quando lui va a colazione col direttore del Financial Times sa che parla col direttore del Financial Times, quando va con il direttore del Corriere sa che parla con una pletora di azionisti, col direttore del Messaggero e così via, o con il direttore di Repubblica. Sì, scusa, fu un momento più complicato, nel senso che ci fu un'intervista di De Bortoli, direttore del Sole, che la Gabanelli fece a Matteo Arpa. Geronzi disse: non diventerà mai più direttore del Corriere della Sera. Era stato il nemico, l'amico nemico di Geronzi in Capitale. Questa operazione invece passò perché, siccome Geronzi era arrivato a Milano ed era da poco a Milano, era un segnale di appeasement con Bazzoli e fecero passare questa nomina. Posso dire la mia? Certo. Allora,
Berlusconi a un certo punto diede segno di essere di cattivo umore, cosa che può succedere a un uomo politico che fa il Presidente del Consiglio, e disse delle cose così un po' rozze contro quelli che dirigevano i grandi giornali italiani, i quali peraltro non è che l'avessero trattato molto bene, e quindi si capisce perché ci fosse questa cosa. Diamo un giudizio etico? Negativo, va bene. Cosa è successo dopo? È successo che alla stampa è andato Mario Calabresi. Mario Calabresi era nel gruppo di testa di Repubblica, cioè del gruppo editoriale di Carlo De Benedetti, va bene? Gli arcinemici di Berlusconi, l'uomo al quale Berlusconi in seguito firmerà un assegno di 576 milioni di euro per la storia della Mondadori. È andato Calabresi, cioè Berlusconi ha fatto fuori perché era un dittatore, i direttori ha imposto Calabresi, cioè l'uomo, un uomo che aveva lavorato a stretto contatto con Ezio Mauro e che era stato formato da lui e dal gruppo Espresso di cui da Milano fa parte. Cosa è successo al Corriere della Sera? Al Corriere della Sera non è stato candidato il solo Rossella, che è stato candidato dal suo amico Diego Della Valle, azionista del Corriere della Sera, che non fanno mai entrare bene nel reale centro del potere della RCS, e Luca Cordero di Montezemolo, il quale ha avuto un atteggiamento, a quanto risulta a me, che non sono proprio Bisignani, ma un sotto Bisignani potrei aspirare a esserlo, ha avuto un atteggiamento così così, Luca Cordero di Montezemolo, che voleva comunque far parte dei giochi. A quel punto è stato candidato Rossella, è stato candidato Roberto Napoletano, che oggi sta al Sole 24 Ore, saranno stati candidati moltissimi altri. Loro due basta. E alla fine Bazzoli, cioè il primo banchiere italiano, re dell'establishment e erede del potere di nomina secondo le ultime volontà dell'avvocato Agnelli, ha nominato, d'accordo con Geronzi, che he happened to be presidente di Mediobanca, il direttore Corriere nella figura di Ferruccio De Bortoli. È lì che si consuma. Scandalo? È lì che... No, non è lo scandalo. Dov'è che stiamo a indagare sulla P2? Nessuno ha detto ora parliamo dello scandalo, ecco. Parliamo del Corriere. Però posso chiedere una cosa a Bisignani, perché la questione del conflitto di interessi è giustissima e, per carità, è uno dei problemi del nostro paese. Ma lei, nelle prime pagine del suo libro, quando si presenta, dice: il mio potere di influenza deriva dal fatto che io fin da giovane sono stato simultaneamente cronista di cronaca nera dell'ANSA e capo ufficio stampa del ministro del tesoro Gaetano Stammati. Allora, in questo simultaneamente del giovane Bisignani, che aveva 23-24 anni, insomma, noi gli possiamo fare le colpe, c'è però un piccolo conflitto di interessi. Faccio un altro esempio. Un'agenzia, Ferrari, Montezemolo torna in pista. Come viene descritto Montezemolo? È di casa a New York come a Parigi, amante delle lunghe gite in bicicletta, simbolo di una questo certa generazione, manager tenace di notevole carisma che a sentire i sondaggi si è imposto nel paese e nel mondo come uno degli italiani più conosciuti. No. Assolutamente sì, su questo credo che non ci siano. Questo era 1991, Bisignani aveva lavorato con Montezemolo nel comitato Italia Guardi. 90. Allora... Premesso, ognuno parla dei suoi conflitti certo. di interessi, diciamo. Visto che lei dice, quando parlo con De Bortoli, non parlo con lui, ma parlo con una pletora di editori, io mi chiedo, il giovane Bisignani che passava la mattina all'ANSA e il pomeriggio al Ministero del Tesoro, il giovane Bisignani che lavora, il non più tanto giovane Bisignani che lavorava con Montezemolo e poi diceva il pomeriggio sull'ANSA batteva che Montezemolo era uno degli italiani più fantastici e meravigliosi del mondo. Allora, non è lei proprio una delle figure simbolo del conflitto di interessi, tanto più grave perché non palese, ma sempre occulto, perché nessun lettore sapeva che lei aveva lavorato con Montezemolo, nessun lettore sapeva che lei era anche il capufficio stampa di Stammati. La parola occulto è per voi un must. Perciò le per lei è un must, è lei che per vent'anni non si è fatto fotografare. No, io mi sono fatto per carità. Ma vedi, la riservatezza è ma diverso dall'apparire. La riservatezza è un valore assoluto. Appunto, ma la riservatezza è diverso da apparire. Ma le rispondo, anche perché lei ha, diciamo, letto male quel concetto. Io ho detto che la fortuna che ho avuto nella mia vita è stato che da giovane sono riuscito ad entrare in contatto con due mondi diversi. Da giornalista simultaneamente, certo, cioè insieme perché io di notte facevo il cronista di Cronaca Nera e avevo appunto
rapporti con carabinieri, con polizia. L'ANSA allora era molto più importante da adesso perché era il più grande centro di informazione. E poi di giorno avevo la possibilità, lavorando col ministro del Tesoro, di conoscere dei personaggi di primo piano dell'economia. Non sarebbe come se uno facesse l'avvocato di giorno e il magistrato di notte? Non le viene in mente che forse sono due lavori antitetici? Vabbè, anche il magistrato e il giornalista, visto che sono abbastanza simili in questo periodo. E per quanto riguarda Montezemolo, io le confermo. Cioè, simultaneamente non ha nessun problema. Ci torneremo, però cerchiamo di stare, eravamo sul giornalismo, sulle nomine dei direttori, su quanto hanno contato i banchieri, su perché i banchieri devono essere direttori di giornali. È lì che si è consumato il suo raffreddamento con Geronzi. Erano sempre considerati due facce della stessa medaglia su alcuni versanti. Assolutamente no. Il mio, diciamo, raffreddamento con Geronzi, che considero un mio grande amico, nasce soltanto ed esclusivamente dal fatto che Geronzi, nella sua intervista e nel libro che ha pubblicato, ha completamente dimenticato una figura chiave della sua vita, che è stato Giulio Andreotti. E l'ultima volta che io ho visto il presidente Andreotti, quando ancora era più lucido dell'ultimo periodo, lui ha avuto delle parole di grande dispiacere nei confronti di Geronzi. Ecco, io mi sono sentito in dovere di ristabilire la verità. Se Geronzi avesse riconosciuto nel suo libro il ruolo che Andreotti aveva avuto per lui, io probabilmente non avrei usato le parole che ho usato. Il libro, il sito Dagospia, che lei conosce, che è uno dei più popolari... Credo anche lei. Sì, benissimo. Sito di informazione, come dire, alternativa nel nostro paese. Oggi cita un altro elemento, invece, che è l'avversione di Geronzi a un'operazione internazionale che forse lei vedeva di buon occhio. Questa è proprio una novità assoluta. No, se mi dice l'operazione... Strada, perché l'operazione che ha attaccato Geronzi subito era quella di quell'assicuratore cecoslovacco che era socio dei generali. Quella è venuta dopo. Probabilmente è stata una sovrapposizione di piani, onestamente credo. Nel libro Geronzi dimentica anche un altro suo amico che l'aveva molto aiutato, che era Lamberto Dini. Ed eravate un po', insomma, vi vedevate. Assolutamente sì. Vediamo il servizio di Frattini. Nella liturgia dei poteri forti è il silenzio che fa la differenza, è l'invisibilità. Luigi Bisignani ora si concede, ma quel dono di restare sotto traccia per anni non gli è mancato. Così dicono che il B che conta, inteso come B puntato, è lui. Del resto fu il Cavaliere stesso a definire proprio Bisignani l'uomo più potente d'Italia, omaggio non casuale. Ragionando di banche, finanza, poteri forti, proprio il silenzio accomuna Bisignani a pochi, pochissimi altri che il silenzio lo hanno coltivato come elemento essenziale del potere, vero? Cesare Geronzi, per esempio, già presidente di Capitalia, Mediobanca e Generali, uno che è veramente impossibile interpretare come ex. Ecco, i due, pur con distinguo generazionali, Bisignani è del 53, Geronzi del 35, condividono il fatto di essere considerati tra gli uomini più potenti d'Italia. Il più conosciuto che io conosca, disse di Bisignani Gianni Letta, altro omaggio, non casuale nemmeno questo. E così di professionisti del silenzio ne abbiamo messi in fila tre. Uomini di relazioni, capaci di collegare tante cose in uno e di essere stati ben collegati tra loro. Adesso infatti di quel sodalizio ben noto nei salotti se ne parla come di qualcosa di appassito. Bisignani ricorda l'imperatore, così soprannominò Geronzi, come uno che si vergogna del passato, che ha dimenticato tutti quelli che lo hanno protetto. Andreottiano con Andreotti, Demitiano con Demita, insomma, ne emerge l'affresco di un opportunista che obbedisce, dice però Bisignani. Anticomunista viscerale, ma socialista quando serve, recentemente adulatore di Bersani, errore fatale. Un camaleonte che agli esordi negli ambienti di Banca Italia veniva definito ragioniere da Saccomanni, ora ministro. E in effetti per studi lo era, salvo essere considerato il genio dell'ufficio cambi. E poi c'è l'ironia sul calcio, Tanzi, Cragnotti, Ciarrapico, Sensi, l'amicizia con Moggi, quanti guai, quanti salvataggi, la compravendita dei giocatori occupava gran parte del suo tempo. Bisignani rivela che Geronzi, rimosso da generali, andò a pietire ai suoi ex protettori una poltrona alle poste, fatto confermato da Giulio Tremonti, verso il quale Geronzi nutriva un timore reverenziale, stilettata cattiva. La storia fin qui ha però preferito vederli insieme, sia per Geronzi sia per Bisignani, ha materializzato epiteti sempre identici, regista, burattinaio.
Wikipedia definisce Bisignani faccendiere italiano, appena 18 righe, troppo poche perché anche la parsimonia del testo non si trasformi in un riconoscimento. In un altro libro, Confiteor, intervistato da Massimo Mucchetti, giornalista ma ora senatore del PD, Geronzi in 368 pagine cita Bisignani 9 volte. Tanto basta per ridimensionarne il ruolo in una delle più grandi fusioni della storia bancaria nazionale, quella tra Capitalia e l'Unicredit allora, guidata da Alessandro Profumo. È il 2007. Rivolgendosi a Mucchetti, Geronzi chiede con ironia: le pare che per realizzare la fusione c'era bisogno di Bisignani? Diamo le giuste proporzioni alle cose. Quel che però si dice in giro è altro e riguarda quel che è successo 3 anni dopo, quando Profumo viene messo praticamente alla porta. La lettura data lì per lì è che l'ingresso dei fondi del colonnello Gheddafi nel capitale è una necessità per difendersi dall'attacco dei tedeschi, azionisti fortissimi. Profumo cercò di spiegarlo anche a Berlusconi, che lo tranquillizzò. Finì però che quei libici si trasformarono nel cavallo di Troia con cui proprio Berlusconi e Geronzi sfondarono le sue difese. Dalle intercettazioni disposte dalla Procura di Napoli sulla P4 emerge però un retroscena importante. Pochi giorni prima della cacciata del manager, Enrico Cucchiani, al vertice del colosso Allianz tedesco, chiama Bisignani. Gli raccomanda di gestire la pratica Profumo con prudenza, con il consenso e poi, maturata la cosa, farla precipitare. Si racconta anche di articoli da pilotare sui giornali, dai quali deve emergere che Profumo voleva far entrare i libici, insomma, sarebbe colpevole di lesa italianità della banca, se non fosse che i veri padroni ne sono i tedeschi. L'asse funziona, perché poche ore dopo Profumo se ne va. Passa un anno e Cucchiani, freschissima new entry della Bilderberg, diventa il numero uno della banca rivale di Unicredit, Intesa San Paolo. Storie, intrecci, ma tutto riporta sempre a lui. Della filiera geronzian berlusconiana, Bisignani è l'uomo di raccordo e il fiduciario storico di Gianni Letta. Il cerchio magico si chiude sempre con lui, tenendo ora però fuori Geronzi, che per anni di quel cerchio è stato il diametro. Bisignani lo accusa adesso di un tradimento meschino, avere ingenerosamente banalizzato e misconosciuto il ruolo di Andreotti, al quale il banchiere deve gran parte della sua fortuna. Eppure Bisignani e Geronzi avrebbero litigato, come direbbe un verbale, per futili motivi, per poltrone sì, ma di quotidiani. Forse un non nulla di fronte alle innumerevoli volte in cui, insieme, Bisignani e Geronzi hanno cambiato il corso del capitalismo italiano, intese che sotto sotto resistono. Nel diritto romano la condanna della memoria impone la distruzione di qualunque traccia possa tramandare una persona ai posteri. Capitò a Nerone, Caligola, Massenzio, che poi alla storia ci sono passati comunque, esattamente come B, quello vero. Mi pare un pochino esagerato tutto, devo dire la verità, mi sembra. Però è tutto... Beh sì, è tutto. Tutto documentato. È una storia fantastica questa, però veramente non mi ci ritrovo. Fantastica ma non fantasiosa. Le intercettazioni con Cucchiani le ha lette anche lei, oltre ad averle vissute. Ma quelle sono due telefonate, il dottor Cucchiani in quel momento credo si trovasse a Singapore. Sì. Però c'è un dirigente, De Dominici si chiama, della stessa Unicredit, a cui lei dice... Lo stiamo facendo, adesso lo cacciamo. Ma pensi che quella è una cattiveria assoluta? Sa chi è De Dominicis? Mio nipote che stava alle Seychelles. Poteva essere chiunque, però sì, era lei che diceva adesso. Guardi, lo togliamo. Adesso lo cacciamo. Le telefonate. Non ho capito, chiedo scusa. È un reato lavorare per la sostituzione ma di un banchiere? Io non sono un pubblico ministero, non stiamo... Raccontando no, tu non il potere. Sei un pubblico ministero, ma tu hai detto Rara, il caso... Sei ossessionato dai giudici, tu hai detto stiamo il raccontando caso... il potere no, in Italia. No, ma è un reato non vuol dire soltanto quello di cui ti occupi tu e le procure della Repubblica. Un reato vuol dire è una cosa moralmente disdicevole, che è cosa? Una cosa che sta che tra cosa? L'illegale e che il non cosa? È. Lavorare lo dovrebbero fare gli azionisti, sono società quotate per Rara. Giustamente, gli azionisti ricordava che se parli con un direttore di giornale o di portavoce o di persone, sì, se si sa, cioè se si sa che se io investo i miei soldi in Unicredit o in Intesa, voglio sapere chi sono i consulenti e non che lavori a Bisignani o un altro per sostituire i vertici. Così funziona il capitalismo e il mercato, no, caro Ferrara, nei posti normali. Questo non è un paese di mercato, non è così. Esatto. Se noi stiamo sui singoli episodi, scusami, l'unica differenza ma non l'unica si può parlare delle persone che sono persone viventi a piede libero, infatti, non stiamo parlando di persone che hanno perso la libertà. Ma non mi ha detto niente di terribile, ho detto una cosa molto semplice: se, come quel servizio afferma, il dottor Bisignani
amico di Geronzi, non amico, anzi nemico di Alessandro Profumo, si è adoperato in rappresentanza lobbistica forse di certi interessi contro certi altri, eccetera, nella riservatezza per fare fuori Profumo. Profumo lo sanno tutti da chi è stato fatto fuori, dai tedeschi, no? Da Dieter Rampl, o sbaglio? Ma secondo me Profumo... O sbaglio? Chi ha fatto fuori? L'ha fatto fuori lui? L'hanno fatto fuori gli azionisti. Lui ha lavorato perché emergesse quello che era un aspetto della verità, e cioè che i fondi libici entrati in Unicredit andavano a sostegno di Profumo contro i tedeschi. Lei era molto legato ai libici, si diceva. Beh, io erano dei rapporti che mi aveva... C'era legato Andreotti, era legato ai libici. La risposta è quella. Infatti il mio unico intervento in quella storia lì fu soltanto quello di chiedere ad Andreotti qual era la posizione reale dei libici, perché c'era una parte dei libici che appoggiava il dottor Profumo e un'altra no. Ma la verità vera... Ad Andreotti? Ad Andreotti, che aveva dei grandi rapporti. Ma la verità vera è che Profumo è stato fatto fuori perché la banca veniva gestita male in quel periodo. Perché erano state fatte delle acquisizioni all'est che non andavano bene e la governance che avevano messo non funzionava. Gli azionisti a quel punto si sono fatti un esame. Però Bisignani, senza che sia... Qui si sta soltanto cercando di sapere le cose che non si trovano nelle cronache ufficiali. Quindi questo è il nostro compito. Non siamo né PM... Leggiamo le intercettazioni perché ci raccontano di quello che succede. Chiedo scusa, sto parlando. Poi alla fine, quando finisco di parlare io... No, voglio sapere se il servizio della Sette che hai mandato in onda era un servizio... Vuoi andare solo via, sapere cosa è successo. Via. No, non voglio andare allora, via, e rompo i coglioni. E tu non ti devi permettere di mettermi a tacere. Hai capito? Non ti devi permettere. Hai finito? E se io ho una cosa da dire, me la finito? Capito? Ed è l'ultima volta che metto piede in questo cesso. Dove si fanno pettegolezzi del cazzo, chiaro? Va. Puoi andare anche adesso. No, allora... non vado, sto qua a rompere i coglioni. Allora, lei prima ricordava che quel ipocrita. Manager... Ipocrita sarei tu. Ma dai, su, parlaci di Montezemolo, invece di parlare di Bisignani. Forza, di tutta la tua carriera con Berlusconi e con Tarak Ben Ammar. Ma a chi vuoi far credere di essere l'arbitro dell'etica giornalistica italiana? Ma che cosa sei? Ma fammi il piacere. Ma fai favore, dai. Ma fammi il piacere. Personalmente buffone. Tarak Ben Ammar non intervenire? L'ho mai avuto. Stiamo raccontando delle cose. Raccontare dei fatti non significa essere arbitri. Capisco che i fatti disturbino le tue opinioni. Ma no, i fatti non disturbano. Ma purtroppo con i fatti dobbiamo farne cose. Scusa, noi parliamo a turno di quello che ci pare. L'unica persona che alza la voce e offende gli altri sei tu. Te ne devi rendere conto. Lo ti farà piacere. Apposta. Lo fai apposta. Sono contento per te. Ognuno fa quello che gli pare. Mi piace. Stavo l'ipocrisia. Parlando però di ipocrisia. Qui non c'entra perché si sta parlando di tutto e di tutti. Abbiamo parlato di Montezemolo e ne riparleremo. Lo vedremo nei servizi. Io dica lei, per favore. Beh, di Montezemolo io ne posso parlare perché c'è qualcosa. Non so se Ferrara io di Montezemolo ne posso parlare perché sussurri qualcosa. Rispondendo a quello che aveva detto Marco da Milano, io sono stato distaccato dall'ANSA a Italia 90. E lì ho conosciuto Montezemolo e vi confermo ancora oggi che Montezemolo, di tutti i manager che io ho conosciuto, è quello con maggior carisma. Mi piace. Beh, non a caso suo figlio è capo delle relazioni esterne della Ferrari. Questa è una cattiveria. Mio figlio ha iniziato. Mio figlio 2013. È laureato alla Bocconi. E dopodiché è andato a lavorare alla Renault. Combriatore, esattamente. E a proposito di Briatore, vi dico anche un piccolo aneddoto. Avevo chiesto... Ma io non ero una cattiveria. No, lei è bravissimo e lavora bene. Marco da Milano, lei mi tira in ballo mio figlio e io le rispondo. E le rispondo anche a tono. Mio figlio è andato a lavorare da Briatore alla Renault a Londra con un patto che mi fece Briatore. Sì, tu sei un mio amico. Tutti i figli vogliono venire a lavorare in Formula 1, noi facciamo un patto tra di noi. Dopo 3 mesi io ti dico se tuo figlio è in grado di stare alla Renault oppure se va via, ma noi rimaniamo amici come siamo amici adesso. Dopo 3 mesi Briatore mi disse che mio figlio era bravo, tant'è che è rimasto 5 o 6 anni alla Renault e poi è stato chiamato alla Ferrari, dove ha fatto un tirocinio e poi è diventato capo ufficio stampa. Ma io non metto in dubbio la bravura di suo figlio. Per no, scusi, lei ha insinuato. No, non l'ho insinuato. No, lei ha insinuato. No, io credo che un telespettatore, Da Milano, che all'età di suo figlio, che vive di contratti a termine, penso che troverà però, la mia insinuazione. Però questo succede anche all'Espresso, alla Sette, per carità. È laureato alla Bocconi, ha vissuto 5 anni in Inghilterra. Stiamo parlando di aziende private, quindi
ci può essere mal costume, uno che aiuta l'altro, eccetera. Che mal costume? Però, ma quale mal costume? Ci può essere, ci può essere. La raccomandazione. Poi c'è Montezemolo che va a chiedere a lui la raccomandazione per la Fenice e per Punzo, insomma, va bene. Questo sono tutte discorso. Aziende private, cosa di Punzo? E tu non sono reati, non è roba solo, moralmente non è, discutibile. Non è solo, non chi è solo ascolta, quello, perché lì invece c'entra Eni che non è privata, esatto. Non è solo privata. Quindi non tutte le cose sono uguali. Francamente, di Bisignani Junior qui non mi importa nulla e non ci importa. Ci importava di Geronzi. Prima si diceva perché? Beh, perché come ricordava prima Bisignani, se un direttore di giornale deve avere dietro un editore puro, questo vale anche per le banche e per tutto il resto, nei meccanismi decisionali, no? Con buona pace di tutti. Non può essere normale una cosa e anormale l'altra. Lei a che titolo interveniva nelle scelte? Lei ha detto per fare un favore a Andreotti, per sapere dei libici, sui vertici delle banche. Ma sui vertici delle banche a me era stato soltanto chiesto di chiedere al presidente Andreotti, per i suoi rapporti con i libici, qual era la posizione del governo libico sull'Unicredit. Da chi le era stato chiesto? Era stato chiesto da alcuni consiglieri dell'Unicredit che io conoscevo. Senta, torniamo a Montezemolo, Andreotti e altri personaggi, perché li ritroviamo insieme a Giuliano Ferrara, che spero non se ne addonterà ulteriormente, alla presentazione del suo primo libro, in cui lei si presenta come un erede, non si capisce se di Ken Follett o come dice lei in quell'occasione, addirittura dall'ispirazione conradiana di come devono essere. Quello di Ken Follett l'ho scritto in Corriere della Sera recensendo il libro, che era stato un bestseller. Poi lo disse anche Ferrara alla presentazione. Lo disse Ferrara alla presentazione. Però vediamo che alla presentazione troviamo un po' tutti i personaggi topici dell'epopea di Bisignani. Vediamo insieme. Il sigillo della porpora di Luigi Bisignani, Rusconi Editore. Per la presentazione di questo libro al Teatro Eliseo si è dato appuntamento tutto il bel mondo romano. Una serata eccezionale per la prima vera spy story di uno scrittore italiano. Una vicenda da brivido tra potere e politica, passione e sentimento. Il sigillo della porpora l'ha presentato Giulio Andreotti, intervistato da Giuliano Ferrara. Ha introdotto Enzo Siciliano. Un libro ambientato al futuro. Un libro che riguarda un nodo politico che in qualche senso può toccare e può riguardare tante cose che sono però accadute alle nostre spalle. La trama del libro è infarcita di piccole e grandi notizie su ciò che accade nei molti palazzi del potere. Vorrei fare un piccolo rimprovero a Bisignani, perché sennò sembra che qui siamo una specie di compagnia e ci siamo messi d'accordo, che non è vero. Nella economia di tutti questi vari ingredienti, l'ingrediente stesso è un po' eccessivo. A parte non capisco perché le spie trovino sempre delle donne bellissime. Io ho cercato di inserirmi, se così si può dire, in un filone un pochino più problematico delle spy story. E quello, per intenderci, di quello che considero il capostipite, che è, secondo me, Conrad. Cioè, ho cercato di far prevalere alla lotta i personaggi con i loro mondi, con la loro cultura, con i loro stati d'animo. Ecco che quando ho immaginato Francesca De Logu, ho pensato a una giovane che passava dalla politica al terrorismo e finiva nei gironi dell'inferno del terrorismo, così come tanti giovani della mia generazione. Quanto invece alle interpretazioni che si sono volute dare a questo libro, che anche qui stasera sono uscite fuori, ecco, io non volevo dare nessuna interpretazione particolare e non pensavo a nessuno in particolare, a tutti o a nessuno, diciamo, per usare un termine pirandelliano. Ma nel libro diventava, che era una storia fantastica, ma mica tanto, nel senso che non era solo fantasia, ma era predizione, diventava presidente del Consiglio un outsider che si chiamava Sergio Bruschi. Sergio Bruschi. SB.
Sì, Bruschia è un po' la crasi, no? È un po' la sintesi del nome del cognome Berlusconi. Non era un caso. Non era un caso. Però eravamo nell'88. Erano nell'88. E cioè? L'idea che un imprenditore potesse diventare Presidente del Consiglio era una cosa che mi solleticava. Lei lo sa che cosa si dice? Adesso è il famoso piano di rinascita. Wow. Tutti pensano sempre, eh? L'ombra lunga. A proposito, prendiamo il toro per le corna. La P2. Possiamo vedere forse la pagina della lista dei membri della P2 in cui c'è anche il suo nome. Dopo quella dell'ammiraglio Birindelli, in ordine alfabetico, viene Luigi Bisignani. Un poco più sopra, ovviamente, dalla lettera B, troviamo anche Berlusconi, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Lei dice, ero troppo giovane, quindi è impossibile. Io ho conosciuto un mio collega che lavorava al Mattino, era vice direttore e poi è diventato anche direttore di giornali, che aveva la sua età ed era nelle liste e non ha negato, per dire il vero. Io ho sempre detto che Gelli lo conoscevo e lo conoscevo bene. Era una mia fonte apprezzata. Io mi occupavo all'Ansa di massoneria quando facevo il cronista. All'Ansa lo sapevano tutti, la notizia della perquisizione a Castiglion Fibocchi l'ho data io stesso. Ho sempre detto che non ho avuto nessun tipo di iniziazione, nel senso più massonico del termine, diciamo così. E con Gelli ho sempre avuto ottimi rapporti fino a che non sono uscite appunto le liste. Bisignani, ma come spiega il fatto che Gelli avesse dovuto, secondo lei, inserire nelle liste e segnare come affiliato in una certa data del 77 una persona che non lo era? E oltretutto l'ha inserita nell'elenco dei reclutatori. Gelli era un pazzo, pensava che un giorno gli sarebbero state sequestrate le liste e quindi avrebbe potuto dimostrare o era un signore potente che aveva delle idee piuttosto chiare a quell'epoca. È senza senso la spiegazione che dà, la rende a mio avviso comprensibile solo se si tiene conto che quella era una legge loggia segreta e voi affiliati avete l'obbligo della segretezza e di negare fino alla morte la vostra affiliazione. No. Però cosa che le dice anche Madron nel libro, non ho mai conosciuto uno della P2 che abbia mai ammesso di essere... No, in realtà io ho conosciuto Tassandini e Rizzoli che mi hanno raccontato della loro iniziazione. Sì, sì. E lì si divide da Gianpaolo Cresci, altri racconti. Sì. E allora c'è questa voce compare nelle liste. C'è il fatto che lei racconta che andrebbe contro il suo interesse, invece racconta una straordinaria riunione di giornalisti nelle liste. E lei a che titolo ci va? No, dunque, anche a me è curioso. Adesso vi posso spiegare un attimo. Secondo me Gelli aveva un motivo fondamentale per fare e per redigere quelle liste. Lui doveva far vedere al Grande Oriente d'Italia, che diciamo è la mamma delle varie logge, che la sua era una loggia assolutamente regolare. Perciò c'erano degli elenchi, c'erano delle ricevute, le mie non si trovano perché non ci sono mai state. Questo gli permetteva di poter tenere in piedi la sua loggia. E la loggia non si riuniva, come si riuniscono credo tutte le altre logge, per cui non c'erano riunioni. Gli affiliati non si conoscevano tra loro e le rispondo. Quella riunione che ci fu a casa di Roberto Gervaso fu... Che era nelle liste, come tutti gli altri che si sono incontrati, tra cui Maurizio Costanzo. Insieme a Trifone Trecca forse fu il presentatore di Silvio Berlusconi. Sì. Ma con questo... Sì. Questo aveva anche dedicato un libro, Licio Gelli, a LG. Per esempio io, Costanzo, Di Bella, altri due o tre giornalisti li ho conosciuti in quel momento lì perché erano uscite le liste. Ma perché c'è andata a quella riunione, scusa? Beh, diamine, perché non ci sono andato? Lei si ricorderà perfettamente il clamore che c'era stato quando le liste furono rese pubbliche e ci trovammo lì. Gervaso fece un giro di telefonata. Voleva fare un'associazione di vittime della P2? Assolutamente no, cioè... era un modo per capire quello che era più... Sa perché non è convincente sul piano logico la sua spiegazione? Perché come lei ben sa, nel 1971 Lino Salvini, il gran maestro assoluto che io ho conosciuto della massoneria, perché seguivo la massoneria socialista, fondò, perché intimorito dalla potenza della loggia P2, la loggia P1. P1, certo. Allora, come poteva essere intimorito da una loggia
che lei mi dice essere farlocca, ce la racconti giusta. Ma non è farlocca. E poi cosa, lei cosa sa della piuma? Io non le sto dicendo che, la loggia era farlocca il modo in cui Gelli l'ha rappresentata. E poi a proposito della piuma, secondo me c'è un'altra piuma molto più interessante di cui non si parla mai e che mi sembra quella funzione. Nostra. Esattamente quello, vedo che lei si riconosce perfettamente in quella. No, ho letto i giornali, ogni tanto qualcosa leggiamo anche noi. Ecco, mi sembra c'è il conglomerato De Benedetti, partito post-comunista, questo lei dice. Beh, insomma, quella è una loggia... KGB... No, lei però nel libro dice che il Partito Comunista c'era nella loggia P2, ma quelle pagine sono saltate. Lei dice che la P2 aveva dei Licio Gelli aveva dei rapporti con il Partito Comunista... aveva finanziato i soldi di Paese Sera, no? Eccetera, eccetera. Che è vero che ci fu. E che non era verosimile che il PC, che era l'apice del potere dal 76 e il 79, non avesse degli affiliati nella loggia. Allora ci faccia capire questa cosa. Cioè, quelli che erano negli elenchi erano farlocchi, erano a loro insaputa, mentre poi c'erano dei veri iscritti, dei veri piduisti, magari con la tessera del PC in tasca, che invece non risultano... Lei ha fatto anche, c'è anche qualche ipotesi di nome, lei ha mai, o di ambiente, chi potrebbero no, guardi, essere? Il libro poi magari questi... un altro giorno io e lei lo rileggiamo insieme, perché io non dico questo. Beh, io dico semplicemente, lo dice poi subito. Molto più autorevolmente di me il presidente Cossiga, che uno dei motivi fondamentali per cui questo clamore della loggia P2 è stato per tanti anni devastante sulla vita italiana è che non c'erano appartenenti al PC. Che c'è stata una commissione d'inchiesta dove c'era una signora che si chiamava Tina Anselmi che aveva una gran voglia di fare un gran cancan. Sì, infatti e poi ha ci fatto fu una grande carriera politica Tina Anselmi, mentre Silvio Berlusconi è diventato presidente del Consiglio. Tina Anselmi è sparita dai radar, non è stata neanche ricandidata. Ecco, però Repubblica, che stava passando un momento molto difficile, cavalcando l'onda della P2 contro il Corriere della Sera, perché c'era il direttore e i vertici, ha avuto una boccata d'ossigeno. Beh, c'erano anche i lettori che erano andati, avevano cambiato giornale perché non leggevano il giornale. Giuliano è troppo giovane per sapere che Caracciolo, Tassandin, Scalfari e Gelli... No, sappiamo tutto, siamo ragazzi che avevano allora, anche fatto un patto. Diciamo che la massoneria... Di uno più due? No, Corriere della Sera... Sentiamo Giuliano, che sennò firmato, c'è la firma, Eugenio Scalfari, Bruno Tassandin... Il patto segreto che fu trovato proprio... Il patto segreto, quindi... Che ha fatto la P2? La mia domanda è molto semplice. Il presupposto di questa conversazione. Il presupposto è che, ad esempio, al tempo del sequestro Moro, tutti... E che vuol dire questo? I verti... No, nel momento in cui c'erano insidie forti per la tenuta dello Stato democratico, tutti i vertici dei servizi di sicurezza e anche delle forze dell'ordine erano... rispondevano invece che alle istituzioni a un signore che stava ma come nella... rispondevano? Ma questa è un'affermazione gravissima non suffragata da una sentenza della magistratura dopo, sì, dopo ma no, tante allora immagini. No, non dobbiamo fare non facciamo i magistrati abbiamo detto no, facciamo ma no, ma voglio il capo dire, di quella, non ha nessun senso il capo di quella loggia è stato condannato per depistaggio e calunnia in una cosetta robettina che è la tragedia di Bologna. Scusate, io dico una cosa, qui l'unico mistero del caso Moro notoriamente è la seduta spiritica in cui Prodi certo che ride, ma no. L'unico mistero allora, non è l'unico mistero, è stato ucciso dalle Brigate Rosse, tenuto dalla vivandiera che ha raccontato tutta la sua storia. È stato tenuto nel centro di Roma in diversi Covi, e poi è stato ucciso dalle molto Brigate Rosse. E lo Stato democratico nel 1978, non era il 1400, non è stato in grado di identificarlo, di trovare questo covo, il primo, il secondo, eccetera, eccetera. E questo ricade sulla P2? Non ricade, nulla ricade sulla P2. Ho detto un'altra cosa, nessun processo sul caso Moro è stato tirato in ballo in quanto tale la P2. Si sta dicendo il rischio che ha corso lo Stato in quel periodo, l'attacco al cuore dello Stato, dicevano le Brigate Rosse, l'offensiva terroristica durò molto a lungo, in quella fase c'erano corpi importanti dello Stato che non rispondevano alle istituzioni, o non soltanto alle istituzioni, ma... c'era un comitato di crisi al Viminale dove erano tutti con la tessera del P2 in tasca, nell'esercito italiano, secondo te, ci sono o non ci sono dei generali appartenenti a delle logge massoniche? Secondo me sì. Certo. Ed è anche legale che sia così.
il presidente e nessuno farebbe una trasmissione televisiva per dire, e servono lo Stato. Ma no, ma se tu vuoi fare, scusami. No, ma allora una domanda per Bisignani. Scusa un attimo, qui stiamo parlando con un signore che non è, che non è, fino a prova del contrario, esponente della P2. Quindi non c'è, questo c'entra perché la P2 è stato un passaggio, uno snodo fondamentale che peraltro ma è stato... Che? Beh, insomma, a causa della divulgazione delle liste della P2, per la prima volta la Democrazia Cristiana ha perso la guida del paese. Per un andreottiano fervente come era Luigi Bisignani non era cosa da poco. Cioè l'inchiesta sulla P2 ha prodotto delle conseguenze politiche. La P2 è in azione nel momento stesso in cui al governo c'è il primo governo, governo Andreotti, di solidarietà nazionale. E il sequestro Moro avviene in quel momento. Queste cose che ovviamente sappiamo tutti. No, Luigi Bisignani è il governo Spadolini che poi la mette Massimo del potere, che poi la mette fuori legge con la solidarietà con il governo Craxi. Sì, sto dicendo, ho detto questo, per la prima volta perde la guida del paese la Democrazia Cristiana a seguito dell'esplosione dello Spadolini, cioè il nemico della P2 che la scioglie con un decreto legge. E allora era quindi uno scontro, vedi che era importante, della loggia massonica, è tanto chiaro. Spadolini era notoriamente massone di Firenze, sono due cose secondo me interessanti, ma stando al libro di chi sulla P2. Lo so, si vede. La prima è tutta la parte argentina e quindi la lotta tra Valori e Gelli per accreditarsi con Perón. La seconda parte molto interessante secondo me è il momento in cui Gelli si salda con Ortolani e la P2 diventa quella. Ma a costo di fare un dispiacere a Peter Gomez, perché Berlusconi diventa ad esempio l'editore del giornale? Sarà forse che Montanelli va a chiedere a Licio Gelli aiuto e Licio Gelli gli indirizza. Ma questa è la normalità Montanelli, della vita. Va bene, ma noi non stiamo. Lercaro, scusami, Lercaro era un sant'uomo o no? Il cardinale Lercaro. Sì, sì, il grande discorso al concilio sulla povertà. Prova contraria che no, voglio sapere, Lercaro era un sant'uomo o no? Scusa, ma non stiamo Lercaro era un sant'uomo o no? Cardinale di Bologna. Non lo so. Giuliano, forse non sai, nella villa di Ortolani, ai Castelli, si è fatto addirittura una riunione di cardinali. Se non sai niente dei santi, perché sai tutto di questa monnezza, di forma, era un sant'uomo. Sai chi era il suo uomo in Vaticano? Ortolani. E allora? Va bene. Ma nella villa di Ortolani c'è stato un vertice di cardinali. Ortolani era uno dei capi della P2. Cosa stai dicendo? Il mondo è complicato. Sì, però, risponde Bisignani. Gelli io l'ho conosciuto, non ho mai rinnegato la sua amicizia, anche se sono 30 anni che non lo vedo. Vorrei dirvi una cosa semplice su tutti questi misteri che state facendo, anche molto entusiasmanti dal punto di vista dell'informazione. La P2 in realtà è diventato un comitato d'affari che si è impossessata della Rizzoli grazie a uno straordinario rapporto che Gelli e Ortolani hanno avuto con il banchiere che in quel momento elargiva i soldi a tutti, che era Roberto Calvi, li elargiva a Paese Sera e salvò la famiglia Rizzoli pagando un debito agli Agnelli. In quel momento la P2, che non c'entra niente secondo me con la massoneria regolare, diventa un momento di raccordo tra tutti i partiti. Perciò Pecchioli, Craxi, sono tutti andati da Gelli. Però capo di questo comitato d'affari voleva anche fare politica. Un certo ma guardi punto, che... Scusi, glielo chiedo. Assolutamente no, lui e viveva... Perché fece l'intervista sul Corriere dicendo voglio diventare il padrone dell'Italia? Certamente. Perché aveva il piano di un piano per riformare la Costituzione nella borsa che portava sempre con sé? Perché? Se era il capo del comitato d'affari, avrebbe fatto come lei, sarebbe stato... nell'ombra per 20 anni. Ecco, però quando non si sarebbe messo a fare politica. Quando lui si è impossessato di fatto del Corriere della Sera, quello è diventato uno specchietto delle allodole per tutti i politici, come ho detto prima. In quel momento lui è impazzito, diciamo la verità. Aveva Craxi che andava lì a trovarlo. Megalomania pure. Assolutamente, no, non ci siamo capiti. Assolutamente sì. Dopodiché, fallo finire. Poi una domanda. È il caso Bisignani, non il caso Gomez, Ferrara, Mentana, Madron. Dopodiché, Gelli sguazzava perfettamente tra il PC di Pecchioli, tra i socialisti di Craxi, con la DC, con Andreotti e con Forlani. Aveva rapporti con Cossiga. È possibile che lei abbia fatto da ufficiale di collegamento tra
Andreotti e Gelli? Boh, no, assolutamente no, non credo che avesse bisogno di ufficiali. Secondo lei cos'è la massoneria? Beh, io credo che la massoneria in Italia sia una cosa un po' ridicola. La massoneria nel mondo e nei paesi anglosassoni credo che sia una cosa seria. Io quando sono andato a intervistare Gelli gli ho chiesto cos'è la massoneria. Lui mi ha guardato negli occhi e mi ha detto ordine e gerarchia. D'accordo. Fantastico. E ti ha regalato i libri delle poesie della no, moglie? No, però quello che, la cosa che mi impressiona è la similitudine su cui volevo discutere con Bisignani in un atteggiamento fra lui e Gelli, forse si conoscevano. Entrambi avete raccolto notizie riservate. Entrambi io facevo il giornalista quando parlavo con Gelli. No, ma anche adesso. Entrambi avete rapporti con i vertici dei servizi segreti. Entrambi avete rapporti con la politica. Entrambi siete al corrente di pagamenti di enormi tangenti. La tangente Enimont e la tangente, il famoso conto protezione del Partito Socialista. Adesso non sarete massoni, non sarete piduisti, ma c'è una similitudine fra i vostri comportamenti che è straordinaria. L'unica differenza è che uno è rimasto invischiato in un crack e l'altro no, lei che è seduto con noi e scrive dei libri magari più belli che le poesie di Gelli. No, beh, però lui è stato condannato per associazione a delinquere, patteggiato. No, io non, e quell'altro è stato condannato. Anche, per... anche beh, Gelli non ha scherzato. No, perché no, perché lei sa bene che quella stata data una condanna. Lei sa bene che quell'associazione a delinquere, perché, la Cassazione l'ha cassata e lo stesso GIP l'ha cassata. Per cui... Però è uno dei capi di imputazione su cui lei ha patteggiato. Ci dobbiamo fermare, poi andiamo su Andreotti, che abbiamo visto per ora soltanto come presentatore di un libro. È un po' riduttivo per la figura di Andreotti, ne converremo tutti. A tra poco. Allora, siamo arrivati a Andreotti. Lei conosce Andreotti, anzi, lei conosce Andreotti da bambino, secondo i ricordi, in Argentina probabilmente, ma lei va a trovare Andreotti, leader politico, grazie a uno schiaffo che le viene ammollato da Franco Evangelisti, che era l'uomo ombra di Andreotti, suo sottosegretario alla presidenza nel famoso governo dell'Unità Nazionale, no? Quello della non sfiducia, anzi, del 76, perché lei... giovanissimo, ha detto stampa di Stammati, va avanti a dire che bisogna fare le nomine bancarie. Sussurravo ai giornali che bisognava fare le nomine venivano fatte nel giro di 3-4 giorni. E allora, Evangelisti mi prese, dice: chi è Bisignani? Quello. Allora mi diede uno schiaffone, perché dice: qui le nomine famo noi, perché era romano. E la cosa fece un po' di scalpore nell'atrio di Palazzo Chigi. Io rimasi molto male e dissi: vabbè, scrivo al presidente Andreotti dicendo che questa è una vergogna. Andreotti effettivamente mi richiamò, mi chiamò nel suo ufficio e con un'aria assolutamente disarmante mi disse: ma guarda che ti è andata pure bene, perché Evangelisti è presidente della federazione di pugilato, se non stai attento ti manda un pugile e ti fa nero. E così stabilimmo e iniziamo ad avere un rapporto. Quello che però nel libro con Madron racconta bene è che di lì a poche settimane lei, che so, gli propone Nesi alla Banca Nazionale del Lavoro. Cioè lei a 23 anni comincia già da allora a esercitarsi a mettere i banchieri al posto giusto. Beh no, quella fu una storia divertente, perché c'era il ministro Stammati, che era ministro del Tesoro, che doveva difendere in tutti i modi una signora che si chiama Emanuele Savio, presidente della Cassa di Risparmio di Torino e molto legata a Emilio Colombo, che era uno dei padrini di... Molto legata? Molto legata, nel senso che faceva parte della corrente di Colombo. La cosa non riusciva ad andare avanti in nessun modo, e a me mi venne in mente che forse Nerio Nesi, che era il candidato socialista alla presidenza della Cassa di Risparmio di Torino, poteva invece andare a fare il presidente della Banca Nazionale del Lavoro. Mi venne questa idea. Andai da Andreotti, gli chiesi appuntamento, c'era la signora Enea, l'ufficio era a Piazza Montecitorio. Pensate che nel grande ufficio di Andreotti a Piazza Montecitorio era talmente piccolo che non c'era neppure un'anticamera, ma un paravento, come dai Sarte. Entrai da Andreotti, gli dissi... Che ma in romano, per i romani in paravento lì ce n'era più di uno. Che sì, certo. E dissi ad Andreotti: a me mi è venuta questa idea, ma perché alla Banca Nazionale del Lavoro non ci si mette Nesi? E così lui mi disse: beh sì, però lasciamelo proporre. E io c'era già Cicchitto, che era responsabile del settore. C'era Signorile, Signorile che era socialista. Responsabile. Perché del settore... Andreotti dice una cosa molto bella sul potere, no? Che poi è emblema. Sì. Non bisogna mai chiedere le cose, bisogna farsene chiedere. Che in effetti
Però c'è una cosa che è abbastanza sconvolgente per i giovani di oggi, no? Che è quella a cui si riferiva Gomez prima, ricordando del suo erede, che lei lì aveva 24 anni, penso, più o meno, e determinava... Non determinavo, perché poi io non ho mai avuto nessun potere di firma o di nomina. Quello è il vero potere. Ma guardi, il potere, delle volte... Se no sarebbe l'uomo che firma i potenti. No, lei suggerisce. Ma guardi che le volte, che le idee a volte sono molto più forti del potere. E qual è il gusto di questo, con partecipare a... Beh, Madron mi dice una cosa romana, che il potere è meglio che fottere. Che è un'espressione, però era... lei si è barcamenato bene, no? Beh, insomma, ho cercato, ecco, posso di fare farti... una domanda proprio su questo, perché prima vedevamo... di questo, dei due, sì, comandare. Perché prima Andreotti trovava, con la sua battuta, trovava disdicevole che c'erano le donne nel romanzo, nel... Allora, lei racconta questo Andreotti che nel primo incontro lei chiede: posso tornare? Lui dice sì, purché prima delle 7 del mattino. Poi ci stanno questi meravigliosi racconti della colazione polacca di Andreotti, di Papa Wojtyła, che lui gli viene da vomitare. Poi c'è un'altra colazione, infatti Madron commenta, ma insomma queste colazioni di Andreotti erano un disastro. Comunque lei racconta il capo del governo Andreotti, l'uomo che metodicamente tutte le mattine alle 6:30, 7 riceve, ma prende il cornetto col cappuccino. I consigli dei ministri cominciano prima delle 9 perché Martelli, Altissimo, De Michelis arrivano addormentati e non partecipano alle nomine. Cioè lei racconta questa prima repubblica che funziona come un orologio. Ecco. Poi è arrivata la Seconda Repubblica, dalla P2, che comunque si confrontava con cose abbastanza delicate di cui abbiamo parlato, siamo passati alla B2, al Bunga Bunga, siamo passati alla Vitola, a Tarantini. Allora, lei che giudizio dà della Seconda Repubblica, lei che era abituato ad andare alle 7 del mattino, della qualità della classe politica della Seconda Repubblica? Beh, guardi, la Seconda Repubblica da questo punto di vista è un assoluto disastro. Il Presidente del Consiglio è il primo funzionario dello Stato e come tale si deve comportare. Andreotti alle 7 vedeva gli amici o i collaboratori, alle 8 stava a Palazzo Chigi, alle 9 c'era la riunione sul Mezzogiorno, alle 10 c'era la riunione sul fisco e così via fino alle 9 di sera. E Berlusconi che ora cominciava. No, però c'è un'altra cosa, c'è un altro uomo della Seconda Repubblica, erede di Andreotti, che faceva le stesse cose, perché certo, io non so se lei aveva davvero il rapporto stretto che si dice con Gianni Letta, ma se si incontrava, Gianni Letta è un altro che... Cioè, sa qual è il guaio di Gianni Letta? È che di fatto non ha avuto un Presidente del Consiglio. Perché se Gianni Letta avesse avuto un Presidente del Consiglio metodico, questo governo sarebbe durato, il governo precedente di Presidente Berlusconi sarebbe durato a lungo e si sarebbero fatte anche molte più cose. Perché un sottosegretario, per quanto bravo, per quanto uomo delle istituzioni, come il dottor Letta, aveva bisogno di un Presidente del Consiglio che stava sui problemi. E Berlusconi, quanto c'è di Andreotti in Letta? Beh, vorrei che ci fosse moltissimo, purtroppo credo poco. E Berlusconi è stato un disastro, le chiedeva. Berlusconi non è stato un disastro. Berlusconi non è stato un disastro. Berlusconi è stata un'altra cosa, ha interpretato un altro tipo di politica. Si è trovato anche degli alleati che, diciamo la verità, gli devono tutto e l'hanno tutti tradito. Torniamo a Andreotti. Lei con Stammati prima al Tesoro, poi al Commercio Estero. E ai lavori pubblici. E ai lavori pubblici in mezzo. E fa un'esperienza straordinaria in un governo, in una situazione molto straordinaria e difficile. Ci sono almeno due storie che nel libro, senza volerne nulla al suo coautore né a lei, o non ci sono, ci sono pochissimo. C'è la storia terribile di Sindona, tutta la vicenda Sindona-Ambrosoli, e c'è la straordinaria lotta di potere, in cui entra anche la P2, su Eni Petromin, che lì lei la deve aver vissuta abbastanza direttamente. Perché non se ne è parlato? Se ne è parlato solo di passaggio nel libro. Quella è una storia che segna durissimamente, Giuliano se la ricorderà anche lui bene, quella... È una storia semplicissima. Andreotti si comprò attraverso la tangente Eni Petromin la corrente di Signorile, si voleva comprare il PSI, il Craxi gli diede un cazzotto a Signorile, a Eni Petromin, anche attraente detta, il grande anche Formica. Fumettata così non è brutta come storia, no, suona bene, no, come plot. Fumettata, insomma, no, no, dico, riassunta... 140 caratteri però, ecco, l'idea. Anche perché si parlava allora di 32 miliardi, se non mi ricordo, andati versati nella politica italiana. Che altro che un partito. Ecco, però diciamo che cosa c'era alla base
c'era una penuria improvvisa. No, c'era un momento in cui non c'era più il petrolio e si fece un accordo con l'ente di Stato saudita per permettere agli italiani di continuare ad andare in macchina e ad avere il petrolio. Sulla base di questa fornitura importantissima ci fu il sospetto di una tangente che non venne mai dimostrata. Il presidente dell'epoca dell'ENI, Mazzanti, non ha mai rivelato a chi andava quella tangente. Si è sempre pensato che fosse un'intermediazione con i governanti sauditi e si aprì un grandissimo caso che non approdò a nulla. Stammati si limitò ad autorizzare il pagamento della provvigione. E poi, fra l'altro, il petrolio fu bloccato. Insomma, a seguito di questa vicenda ne successero di tutti i colori. Ma soprattutto, come ricordava Ferrara, andò in ebollizione tutta la politica soprattutto italiana. Il Partito Socialista, che in quel momento era abbastanza dilaniato. E che aveva il presidente dell'ENI, che era Mazzanti, che era vicino a Signorile. E Craxi. E il suo antagonista interno, Formica, che era un altro socialista, che diventerà vicepresidente, che era Di Donna, che era craxiano. Non solo, ma Di Donna era della P2 e per contrastarlo anche Mazzanti si iscrisse alla P2. E questa era, diciamo, la grandissima abilità di Gelli, che aveva nelle sue liste personaggi contrapposti, nei servizi presenti. Perché uno dice che sono più scemo di quello, per tutelarmi e vado anch'io nella P2. Ma questo dimostrando che non era così irrilevante, no? L'iscrizione al club. Io le ho detto che alla fine era un comitato d'affari, come vede torna. Sono gli affari. Andiamo a vedere l'altra cosa. Purtroppo le devo far vedere, vi devo far vedere una cosa pesante, brutta, anche se brevissima. Andreotti, ormai anziano. Beh, quella è una cattiveria, guardi, io spero che lei non la faccia vedere. Quella roba che ha fatto Minoli è veramente una cattiveria. Io la faccio vedere, perché il presidente Andreotti in quel momento non era più nella lucidità e dice una frase che è orribile. Io spero che lei non la faccia vedere proprio in memoria di Andreotti. Il figlio Stefano ha chiesto scusa. Assolutamente, assolutamente. Io posso non farla vedere. No, lei la faccia vedere, però io ho il dovere. E me lo a, lei, so. A lei ha il dovere, però entra nella... Assolutamente. Purtroppo in quel che è stato detto, su cui ci sono state Se lei è andata a cercare, che è una frase romana che è stata strappata ad Andreotti. Sentiamo come la dice Andreotti. Secondo lei, perché Ambrosoli è stato ucciso? Questo è molto difficile, io non voglio sostituirmi né alla polizia né ai giudici. Certo era una persona che in termini romanesi direi se l'andava cercando. Scusi. Però l'ha detto. Ma l'ha detto, ma lei, avrà visto milioni di interviste di Andreotti. Far vedere quell'intervista oggi di Andreotti è veramente una cattiveria che, guardi, io... non accetto. L'ha detto, però il problema non è come lo ricorda, è che in quel periodo Andreotti fu il difensore strenuo fino anche alla negazione dell'evidenza e Sindona. Fu il mandato di cattura per il governatore di Banca d'Italia Baffi e per il direttore l'arresto Sarcinelli. Di Sarcinelli, che insomma, lei che di banche se ne intende, non era precisamente lui. Su Ambrosoli, perché Ambrosoli ci fu, un altro episodio che ha raccontato Romiti, poi smentito, che un colloquio tra Cuccia e Andreotti, quando Andreotti chiede a Cuccia, ma lei crede che io sia il mandante dell'omicidio Ambrosoli? E lì nel racconto di Cuccia, Cucci dice il colloquio finì bruscamente. Cuccia fu minacciato di morte ed ebbe tanta paura che prese l'aereo e andò a New York. Noi ci ricordiamo che Cuccia e Sindona all'inizio erano amici, erano loro, certamente. Perché insomma, erano siciliani tutti. A Cuccia bruciarono la porta di casa. E a Calvi si ritrovò una mattina tutto il centro di Milano tappezzato con il suo conto. Diciamola tutta, Cuccia avrebbe potuto avvertire... Sì, esatto. Ecco, diciamola. Beh, e non l'ha fatto. Avrei potuto avvertire? Ambrosoli di quello che stava per succedere, perché era molto informato, essendo non soltanto il capo storico della Mediobanca, ma anche un uomo con un forte pelo sullo stomaco che veniva dalla Sicilia. La sapeva e non l'ha detta. Quindi diciamola tutta. Comunque, altro che Andreotti. E comunque lì soltanto un attimo, lo ricorda lui, per ricordare per i telespettatori. Ambrosoli ricevette telefonate che abbiamo ascoltato tutti, mafiose, di minacce di morte. Non era certo l'avvertimento di Cuccia che gli faceva cambiare idea. Ambrosoli aveva deciso di fare politica con la P maiuscola a servizio del paese e andò incontro a un destino orribile, perché a differenza di quei signori lì si chiamava l'Italia. Bisignani, lei che l'ha vissuta da un osservatorio, perlomeno un osservatorio particolarmente privilegiato, perché Andreotti prese
così strenuamente le difese di Sindona, anche quando rischiò di andare in fuorigioco, diciamo, politicamente, e non solo politicamente. Guardi, il primo Sindona era un Sindona che veniva apprezzato in tutti i circoli finanziari del mondo come il salvatore della lira. Questa è una verità storica. Il secondo Sindona, certamente Andreotti poi l'ha completamente dimenticato da questo punto di vista. Per quanto mi riguarda, io so che Gelli mi promise che avrei potuto fare un'intervista a Sindona, dovevo andare a New York a fare l'intervista, l'intervista la fece poi Paolo Panerai e io trovai sotto con la collaborazione di Luigi Bisignani e non la feci l'intervista. No, forse non ci stiamo capendo perché... Perché Sindona aveva i conti segreti della DC, la DC prendeva tangenti, come tutti i partiti all'epoca, e i politici dell'epoca avevano paura di essere sputtanati da Sindona, perché sennò non si capisce la storia di questo paese. C'è anche di più, eh? Anche di più o di peggio, c'è forse. C'è notoriamente il Vaticano. Lì c'è anche il Vaticano, c'è Calvi. Ricordo che il dottor Bisignani è un pezzo da 90, certo, che noi stasera stiamo trattando come un qua. No, assolutamente no, perché stiamo per arrivare. Ah, bene, bene. Allora, se arriviamo al Vaticano, no, passiamo attraverso Italia 90, non vorrei che tu pensassi Italia che 90, ci viene risparmiato. Posso fare una domanda sempre su Andreo? Nella Seconda Repubblica chi è che si avvicina di più a Andreotti? C'è un personaggio che si avvicina a Andreotti? Non so, D'Alema potrebbe essere stato un personaggio che si avvicinava ad Andreotti? Nella concezione del potere, nei rapporti trasversali, nei rapporti internazionali e anche nella visione, perché la bicamerale di D'Alema, che Berlusconi ha certamente bocciato, probabilmente se fosse stata accettata da Berlusconi avrebbe cambiato le sorti del paese. Lei si ritiene amico di D'Alema? Beh, la stupirò, io ero amico del papà di D'Alema, che avevo conosciuto proprio al Tesoro, perché era il presidente della Commissione Finanze del Tesoro. Tra l'altro, scusami, nel libro, tornando ai tagli, abbiamo tagliato parecchia roba dell'Andreotti privato, delle sue idiosincrasie, delle sue manie, del suo scommettere ai cavalli ogni giorno. Che nella mazzetta dei giornali aveva il trotto ogni mattina. Che la sua prima lettura era il trotto. No, lui il sogno di andare a Saratoga a vedere le corse dei cavalli, questo è nella storia. Una volta, tramite Gaucci, convinse del Turco forse a non far fare uno sciopero perché avrebbe vanificato il derby, no? Ed estate più volte siamo andati a Tordivalle, dove si cenava e si scommetteva sui cavalli. Lui sapeva assolutamente cos'era tutto. Lei per Andreotti? Non lo so. Beh, so quello che Luigino. No. Luigino, so quello che lui è stato per me. Ma lei avrà pensato, quello l'ha detto ed è chiaro, evidentemente. Credo che mi volesse bene. In un rapporto filiale lei si sentiva un po' come un figlioccio, ma senza che ci siano implicazioni. Ma no, perché poi lui c'aveva un distacco. Figlioccio no, non è una parola che mi piace. Certamente è uno che mi ha dato fiducia sempre. E che idea si è fatto rispetto al rapporto tra, glielo chiedo senza cose da domande da furbetto, con la Sicilia, mafia e i vari Salvo Lima? Il presidente Andreotti e i suoi governi sono quelli che hanno fatto le leggi più dure nei confronti della mafia. L'ultimo. Beh, insomma, per un lungo periodo. Mi ricordo un episodio. L'ultimo dopo l'uccisione di Salvo Lima. Ci fu un avvocato importante, che poi divenne anche ministro, che era Alfredo Biondi, che un giorno mi disse: mi fissi un appuntamento col presidente Andreotti, andò a dirgli che i provvedimenti che stava prendendo Andreotti contro la mafia avrebbero ucciso il processo penale. E uno dei più grandi dissidi tra Andreotti, presidente del Consiglio, e Cossiga, presidente della Repubblica, è stato proprio su un decreto sulla mafia. Senta Bisignani, lei a un certo punto passa per Italia 90. Come avviene, come diciamo, il reclutamento a parte di Montezemolo? Questa parola reclutamento ce l'avete sempre. Il reclutamento. Allora, lei deve sapere, non possiamo parlare delle ferrovie, per cui non ne parliamo. Italia 90 era stata una... Il genio ferrovie. No, Italia 90 aveva degli sponsor, 9 sponsor principali, tra questi le ferrovie, l'Alitalia e così via. Lo sponsor tecnico, diciamo, per l'informazione era l'agenzia ANSA. L'agenzia ANSA perciò distaccò un suo redattore capo, che in quel caso ero io, a seguire la stampa per Italia 90. Ecco, così andai a Italia 90, dove tra l'altro lei formò un gruppo di giornalisti. Io formai un gruppo di giovanissimi dai 18 ai 22 anni, che si chiamarono poi i Busy Boys. Alcuni di questi hanno fatto anche carriera. Li vogliamo ricordare così?
Beh, cioè, sono mica sono, non era mica. Sì, c'era niente di illegale. No, ma per non dare adesso i nomi, alcuni, una a cui sono molto affezionato è Domitilla Savignone, un altro che purtroppo non c'è più è Moschetta. E sono tutti adesso o giornalisti o professionisti. Perché a me è sempre piaciuto anche, perché poi voi parlate sempre del potere, queste cose qua. Io ho sempre puntato molto sui giovani e quell'esperienza di Italia 90 ha fatto sì che una cinquantina di ragazze e poi hanno iniziato lì. E già lì lei aveva intessuto i suoi rapporti, non parlo di reclutamenti, col gruppo Ferruzzi? No, col gruppo Ferruzzi ci fu una cosa molto divertente. In questo gruppo di sponsor di 9 grandi aziende non c'era la Ferruzzi. Il dottor Gardini era molto seccato da questo fatto, ne parlò con un mio amico che era il comandante generale dei Carabinieri dell'epoca, il generale Iucci, guarda caso. Lei ha contribuito a far nominare Iucci comandante in capo dell'Arma dei Carabinieri? Sì. Non lo so se ne ho contribuito, certamente. L'ha detto lei, guardi, sì, nelle prime pagine del libro. No, ho contribuito nel senso che... sono gli unici tre nomi di cui lei era la prima pagina. Torno a dire che la nomina del comandante generale dei Carabinieri, lei sa come avviene. C'è una terna del ministro della difesa che passa dal presidente del Consiglio, che viene ratificata dal presidente della Repubblica. Cioè, dire che io ho nominato... No, ma comandante... scusa, ma infatti, se posso dire una cosa, questo libro, credo, per spiegare anche in parte il buon successo che sta avendo, noi l'abbiamo intitolato tutti i capitoli Il potere apposta. A questo libro, secondo me, è un libro che se avessimo parlato dei singoli casi sarebbe stato letto dalle 2500 persone che si interessano a queste cose. In realtà racconta l'immagine di un sistema, di un modo di essere, di un modo di un reticolo di relazioni, diciamo, in un paese che... dove tutti ad ogni convegno non perdono occasione per dire è il mercato, è il merito, poi sono gli stessi che in realtà chiamano. E questo non spiegherebbe perché manager di chiara fama hanno bisogno comunque di appartenere a un sistema, a qualche cosa. Questo quindi tutto Paolo dice il mondo, in tutto il mondo è così. Certo. Cioè, in Francia esistono mediatori, consulenti, giornalisti mediatori, giornalisti consulenti, i quali mettono in connessione la tal generazione dell'École nationale d'administration, la tal massoneria, che è molto importante in Francia, il tal gruppo di interessi finanziario, privato, pubblico e semipubblico. Cioè, in tutto il mondo le cose funzionano. Però, scusami, però in Italia sempre, c'è solo questo signore sempre. Qui che era contemporaneo. Sì, ma non è vero, i bisignani in Italia saranno... Sì. Quanti sono? Altri 10, 15, ma che dici? Cioè, qualche nome, Giuliano, che tu che sei addentro... Ma non lo so, adesso mica sono un esperto. Ma dimmi uno, è una storia unica. La differenza è però Letta è un super bisignani. Il Letta di prima di diventare lo scudiero di Letta, ma sono 20 anni che fa sottosegretario alla presidenza. Letta ha fatto due cose: il tempo, ho detto è quello Berlusconi. Di prima, quando storia, era il tempo era uno così, storia, conosceva i politici. La storia di Bisignani in... è questa, che uno che ha 23 anni è nel governo Andreotti, ha detto stampa, poi finisce nella questione della P2, che ci può raccontare, anche se non ne faceva parte, la conosce dal di dentro, poi finisce per tutte le altre cose che stiamo per raccontare, perché adesso finisce al gruppo Ferruzzi, finisce in Tangentopoli, partecipa come... Ecco, quello fu un errore gravissimo. Quale? Quello di Tangentopoli e dell'Enimont. Quello è veramente l'errore più grave della mia vita, che ho pagato duramente. Qui potrebbe nascere un dissenso. No, qui può nascere, no, può nascere un dissenso. Una cosa a Ferrara? No, possiamo vedere prima a cosa allude... Perché così il telespettatore giovane, che la non chiave, conosce... Scusami, prima che vada il film, la chiave del potere di Bisignani, almeno come io l'ho imparato facendo questo libro, è la trasversalità. È la trasversalità, mentre nei paesi che tu hai citato c'è comunque uno spoils system, per cui in Francia i socialisti poi vanno sui gollisti. Cioè, qui questo è un paese dove la trasversalità ci conosciamo tutti. Sempre. È l'uomo più conosciuto che conosco. Certo. Allora, però, la questione è che in un paese in cui tutti hanno sempre un alibi... Mica vanno da lui solo i berlusconiani. C'è sempre in tutte le storie. O i democristiani. È l'unico che non ha mai un alibi. È presente in tutte le storie. In Enimont ci finisce, lo impariamo a conoscere, purtroppo, a causa di un processo. Silvia Brasca. Luigi Bisignani diventa direttore delle relazioni esterne del gruppo Ferruzzi nel 1990 e guadagna poi un posto in prima fila nella stagione più calda dell'inchiesta di Milano, quando il pool alza il tiro e dalle amministrazioni locali le indagini toccano la politica romana e i grandi nodi affaristici nazionali.
Sono anche i giorni più tragici quelli dei suicidi di Gabriele Cagliari, presidente dell'ENI, di Raul Gardini, ex patron del gruppo Ferruzzi, lo sconfitto nel tentativo di fusione tra ENI e Montedison, la chimica privata e quella di Stato unite in un colosso, ovvero l'affare Enimont, che terrà banco sulle pagine politico-economiche per 2 anni, dall'88 al 90, quando Gardini gettò la spugna dopo aver pagato tangente ai partiti per ottenere un decreto di defiscalizzazione per lo scioglimento della joint venture, e ne pagò ancora tramite il cognato Carlo Sama per le elezioni politiche del 92. Bisogna spostare all'indietro l'orologio di più di 20 anni e tornare a fare i conti in lire. Era Sergio Cusani, l'uomo dei Ferruzzi, delegato a reperire, a raccogliere la provvista dei miliardi da distribuire alla politica. Un tic giornalistico lo inchiodò al ruolo di faccendiere e il processo, che prenderà il suo nome, riempirà i teleschermi italiani e rappresentò allora il culmine della popolarità di Antonio Di Pietro e l'abisso della Prima Repubblica, che entrò in quell'aula del Tribunale per uscirne a pezzi con il solo Umberto Bossi a sopravvivere. Era Cusani l'unico imputato in carcere dal luglio al dicembre 93. La decisione di istruire un processo con rito immediato fu un colpo giudiziario. Dibattimento e inchiesta si intrecciavano con latitanti come il socialista Gian Lombardo, che si consegnavano arrivando direttamente in aula, e tra gli ex dirigenti Ennio Montedison, ex ministri, segretari amministrativi dei partiti, familiari di Raul Gardini, l'8 gennaio si materializza Luigi Bisignani, che si era costituito il giorno prima a Malpensa, proveniente da Chicago. Mi dà le generalità. Luigi Bisignani, nato a Milano il 18 ottobre del 1953. Era stato tirato in ballo da Giuseppe Garofano, ex presidente Montedison, chiamato il cardinale, uomo legato all'Opus Dei. Negli interrogatori in fiume al carcere di Opera fu lui, insieme a Carlo Sama, a dipingere l'affresco della grande corruzione, a raccontare, sia pure a grandi linee, la storia dei 150 miliardi della maxi tangente Enimont, quella che Craxi ribattezzò così. La maxi tangente, come io ho sempre pensato sin dall'inizio, con il permesso della Corte, non è che una maxi balla. Garofano e Sama poi assegnarono a Bisignani il ruolo di postino, di intermediario tra la Montedison e quella parte della DC che faceva capo a Cirino Pomicino e dunque ad Andreotti. Ma lei al ministro che gli stava a portare? Io gli stavo portando una la busta, cassetta, una benedetto busta, signore. Una busta delicata che mi veniva affidata dal dottor Sama. Certamente in questa busta, presumo che ci fossero, non voglio dire che non c'erano titoli, non voglio sembrare reticente, le sto dicendo. No, no, le assicuro che lei è in linea con tutti quanti, che non hanno contato, che non hanno aperto. Io le sto dicendo, ho portato. Se lei mi dice, ha aperto la busta, ha visto se c'erano titoli, le dico di no. Alla luce di quello che lei mi dice oggi, di tutto quello che a è emerso, volte, le voglio dico, dire, sì. Non c'è bisogno di aprire. Se vedo una bottiglia d'olio, dentro c'è l'olio, non l'ho aperto. E in una busta chiusa non si vede. Ma ci sono delle buste che si vedono. L'unico imprenditore che ne invito un fronte. È stato avanzato la volontà di sostenere la campagna elettorale mia e dei miei amici, fu il dottor Sama. Complessivamente, alla fine, sommando i 3 plichi, che cosa c'era dentro? Io le ho detto, ti ricordo, che ci fossero poco più di 5 miliardi. 5 miliardi di quella provvista finirono dunque a Cirino Pomicino, a conclusione della vicenda Enimont, quando la Montedison cedette all'ENI le sue quote per un valore di 2.805 miliardi. E per questa vicenda venne condannato in via definitiva a 1 anno e 8 mesi per illecito finanziamento ai partiti, riabilitato nel 2011 perché quel reato sparì dal codice. Fu Bisignani a trasformare in contanti 92 miliardi di lire di CCT depositati allo IOR, la Banca del Vaticano, 4 miliardi il compenso trattenuto per la prestazione straordinaria, altri 10 tenuti come commissione dallo sportello Vaticano. Chi le dava questi plichi da portare allo IOR? Il dottor Cusani. Io posso dirle che io sono stato il tramite, io non le posso certo escludere se il dottor Sama, capire, che Bisignani, poi il Vaticano capire, stato... Non possiamo, non, così come pubblica accusa, non posso accreditarle il ruolo del nullu saccio nullu vedo. No, io non voglio assolutamente, io non voglio che lei neanche accrediti questo ruolo. Io so che mi era stata chiesta una cortesia dal dottor Gardini, per questa cortesia io ho cercato di mettere i miei buoni uffici, e questo è per me.
Alla fine di quel processo Cusani venne condannato a 8 anni di reclusione a un risarcimento da 168 miliardi. Nel 98 la Cassazione riduce la pena di 2 mesi. Per la condanna di Bisignani bisognerà attendere il 27 ottobre 97 la lettura della sentenza del processo Enimont, dove gran parte dei politici e faccendieri che sfilarono al dibattimento di Cusani si guardarono bene da imputati di farsi interrogare. Fu il processo della sfida infinita con Craxi che mandava da Mamet certificati medici, a volte derisi in aula da Di Pietro, che riservò quel processo il suo coup de théâtre, le dimissioni da magistrato. Tutti condannati, Bossi, Craxi, Forlani, Sterpa, De Michelis, Altissimo, La Malfa, Martelli, gli ex manager di Montedison, Luigi Bisignani, ne esce con una condanna di 3 anni e 4 mesi. La Cassazione conferma quell'appello a 2 anni e 8 mesi. Allora, questa è la storia di quella sua apparizione non solo al processo ma in quella brutta vicenda. Lei accettò di fare quel ruolo che adesso dice il suo più grande errore è stato? Beh, fu un grande errore perché il finanziamento ai partiti io non pensavo fosse un reato. Questo, peraltro, quello stesso finanziamento ai partiti poi venne depenalizzato per permettere al PC di non avere nessuna conseguenza, perché anche il PC venne... L'amnistia, dice... Beh sì, la l'amnistia dell'89, certamente fu un errore grave di cui ho pagato le conseguenze, l'ho pagato davanti alla giustizia, ancora più grave quello di aver coinvolto la banca del Vaticano, lo IOR, per il mio rapporto che avevo con Monsignor De Bonis. A questo proposito, qui scatta, scusi, il dissenso mio, eh? Sì. Cioè, i partiti italiani erano finanziati dalla Liberazione, la Prima Repubblica, tutto quello che noi sappiamo, il miracolo economico, la costruzione dell'ENI, Mattei, gli italiani che vanno a prendersi il petrolio, la politica estera, gli arabi, eccetera. Poi tutto il resto, tutto, la costruzione dei quartieri, il piano casa di Fanfani, tutto, la riforma dell'agricoltura, tutto è andato avanti attraverso un sistema di finanziamento della politica, c'era Mosca, Washington, gli imprenditori italiani, Proquota, la Fiat che aveva i suoi vantaggi, la chimica che aveva i suoi vantaggi. Questo era il sistema sul quale si è fondata la democrazia italiana. Perché dici, mi vergogno di avere trasmesso una busta contenente dei cioccolatini? È crollato perché politicamente hanno perso la loro battaglia contro dei magistrati che si sono tolti la toga, messa la giacchetta, hanno cominciato a fare i politici e sono finiti come è finito Di Pietro. Questa, e penso di avervi c'è del vero, ovviamente. Perché non avevano perso negli anni però 70 vero, con però, lo scandalo però dei va ricordato che questo dopo la caduta del muro di Berlino lo sanno anche reso i bambini. Drammatico dal fatto che era stato preceduto da 2 suicidi. Quindi omaggio a Bisignani, che sono stati davvero la pietra tombale sull'esperienza. Sì, poi c'è un'altra cosa. Presidente dell'ENI Cagliari suicida in carcere, Raul Gardini suicida il giorno dopo il rientro di Garofano, peraltro, no? Quindi quello aveva reso. Ma poi c'è un fatto storico sul quale bisogna, secondo me, a questo punto, a 20 anni, 25 anni di distanza, riflettere. Quel finanziamento ai partiti con la vicenda dell'Enimont non c'entra assolutamente nulla. Aveva ragione Craxi sulla maxi. No, cioè, bisogna riflettere su un'altra cosa che è vera, perché sennò non ci capiamo con Bisignani. Va bene tutto. Però noi adesso sappiamo che quel processo ha accertato una verità parziale. Un collega che è edito con chiare lettere, Gianluigi Nuzzi, ha recuperato le carte segrete dello IOR e ha scoperto che, che quei soldi non erano 82 milioni, non erano 82 miliardi, ma erano... Ci arriviamo. Essenziale. Posso, perché lui ha parlato per la gioia di Giuliano Ferrara. Oggi sono andato a trovare un suo amico personale, Antonio Di Pietro, che si rivolge direttamente a Bisignani. Compagno di merende del Mugello. Solo un secondo. Vorrei ricordare al signor Bisignani che almeno con Mentana la smettesse di dire non ricordo. Ora sono in prescrizione i fatti. E sarebbe interessante scrivere un pezzo di storia importante per la verità di questo paese. Che è successo fra Gardini e il Vaticano, soprattutto con lo IOR del Vaticano? Lei a noi ha raccontato molte volte dicendo che riceveva dei bigliettini come fosse un fattorino da Gardini, li portava a De Bonis, prelato, monsignore, capo di tutto,
che Mentana sa più di noi chi è al Vaticano, allo York, e che però poi, insieme a questi bigliettini, c'erano delle buste che lei presumeva essere i CCT. 1 miliardo, 2 miliardi, 14 miliardi, se lo ricorda? Il Vaticano, nella vicenda Enimont, ha girato 93 miliardi di vecchie lire. E lei che... fa da apriporta a Gardini. È lei che introduce Gardini al Vaticano, lo ha detto lei stesso. Addirittura lei fa anche da tramite per una cosa mai vista prima. Il Papa, Papa Wojtyla, che va al Messaggero, di cui Gardini è anche socio. In quell'occasione mi sembra che ci sia stata anche una buona elargizione di denaro, non al povero Papa, a qualcuno che gli stava intorno. Lei che fa questa operazione con lo IOR, in cui lo IOR si prende per commissione 12 miliardi di lire, e lei, in tutto il processo, anche nel confronto con Sama, che dice che di non sapere a chi davano questi soldi, dove andavano a finire questi soldi, non sapere quali erano le provvigioni del Vaticano, non ci prenda più per scemi, Bisignani. Ho letto il suo libro. Lei nel suo libro racconta barzellette, si decide una buona volta a raccontare la verità. Nel processo Enimont non l'ha fatto e purtroppo lì manca una pagina buia. Cosa sono successi? Dove sono andati a finire molti dei soldi che sono andati a finire al Vaticano. Certo, potremmo chiedere a altre persone, ma alcuni di questi non ci sono più. Bisignani, ma Bisignani accusa di aver ricevuto un orologio ma d'oro Bisignani per dalle poter, Cresti? Bisignani, per poter vendere un libro, ha scritto un romanzetto. Ma no, lasci perdere. Lo faccio e come... Perché Bisignani è una persona che potrebbe raccontare molte cose. E invece racconta soltanto delle stupidaggini, tipo che io invogliavo i miei interrogati a confessarsi con me perché gli dicevo: quando sono belli i suoi occhiali, Mentana. Uè, ma che bello orologio che c'hai. Oh, ma che bel paio di scarpe che c'hai. E così, perché non me li fai mettere a me le scarpe? Perché non mi fai mettere l'orologio? E quindi loro si sentivano gratificati e confessando. Diciamo che queste sono... Lei si è fatto il guardaroba così. Benalità, me lo farò con quanto risarcimento che mi darà Bisignani, me lo rifarò sicuramente. Mi dispiace, signor Bisignani, ma... Ma allora questa storia del regalo ma di Regresti... Ma la prego, ma la smetta di dire una stupidaggine del genere, perché... No, basta dire no. La chiamo per correità, assolutamente no. Ma già che ci siamo, Di Pietro, lei finisce di fare il PM proprio con quel processo Enimont. Ma perché davvero ha dismesso la toga dopo la requisitoria Enimont? Per dovere ho finito la requisitoria Enimont, perché solo io potevo mettere insieme quel milione e milione di carte, e ho fatto il mio dovere fino in fondo. Ne ho pagate le conseguenze proprio per quel processo Enimont, perché in quel processo Enimont ho messo le mani nel sistema di potere vero che si è vendicato nei miei confronti, costruendo allora e ancora oggi costruendo una serie di falsità che hanno portato a me a dovermi difendere nelle aule giudiziarie dal 94 ad oggi per aver fatto un processo. Ne ho subiti 353. Di tutti quei processi che ha fatto, di tutte quelle istruttorie, di tutti quei potenti che ha conosciuto, la tagliola per lei è stato proprio Enimont. Non solo è stato Enimont, ma nell'ambito di Enimont il processo si è bloccato quando l'inchiesta ha toccato le porte di Città del Vaticano e dello IOR. Posso rispondere? Certo. Con lo stesso tono vorrei dire, lei Di Pietro, quale accordo ha fatto col dottor Gardini... Il giorno prima che si suicidasse? Questo è molto più grave, secondo me, della storia dei miliardi, perché il dottor Gardini è morto e si è sparato dopo che la procura di Milano, credo proprio il dottor Di Pietro, gli aveva in qualche modo ventilato che per lui ci sarebbe stato lo stesso trattamento del dottor De Benedetti, dell'ingegnere De Benedetti e il dottor Romiti, confessione e niente carcere, e invece ci fu il mandato di cattura. E poi ancora, dottor Di Pietro, mentre lei faceva il processo a me, che sono colpevole e che mi assumo le mie responsabilità, da chi prendeva il finanziamento famoso che riportò con una scatola di scarpe? Dall'ingegner Gorrini. No? Dall'ingegner Gorrini. Sì, però non arriviamo al punto. Quello è il processo a Di Pietro. A parte che sull'accordo con Gardini non è così, perché
leggete Mani Pulite, i suoi avvocati, Gardini sapeva che sarebbe stato arrestato il giorno dopo, aveva avuto solo garanzia che se avesse parlato sarebbe stato scarcerato come tutti gli altri. Ma al di là gli altri non sono comunque neanche entrati in galera. Comunque, in al di là del punto, il punto e è poi che voglio noi dire la, scusi, che l'ultima novità, cosa, Gomez, scusi, l'ultima poi cosa, a Di Pietro facciamo un'altra trasmissione su Di Pietro. No, scusi, però aspetta, aspetta, scusi, mi faccia non finire. Ha finito di rispondere, gli addebiti di Di Pietro sono puntuali. Precisi, io voglio rispondere uno dietro l'altro. Quando dice dell'orologio, l'ingegnere Cresti l'ha raccontato decine di volte. Io gli ho dato la penna, Sama gli ha dato il gilet. Ma di che stiamo parlando? Sì, sono tre episodi precisi. Il fisico di Sama e quello di Di Pietro. Non erano, però Sama potrà confermare che lui all'epoca ha finito. All'epoca Di Pietro era molto magro. Era molto ad atletico anche. I grassi non Sama fanno quelle cose lì, è ingrassato dopo. Sama potrà confermare che ha finito quell'interrogatorio senza il gilet. Quanto poteva andare peggio, diciamo. Quanto al Vaticano. Ecco. Ma voglio dire, gli hanno dato tutto, gli hanno dato molto di più. Ma poi, l'ultima domanda a questo super grande investigatore che tutti amiamo. Ma come mai è riuscito a scoprire tutto e a non capire chi c'era al terzo piano di Botteghe Oscure quando il dottor Gardini gli ha portato 1 miliardo? Ma non c'era proprio quel personaggio che lei stima, che vede come l'Andreotti? No, assolutamente, non c'entrava nulla. Era il tesoriere MS, adesso è pure morto, però hanno detto che MS al terzo piano di Botteghe Oscure era impossibile da identificare. No, nel processo, ma vede che lei la racconta. Nel processo, il processo si concluse perché non si sapeva se dietro quella porta si stava Massimo D'Alema o Achille Occhetto. La storia è un'altra, poi comunque, lei ai telespettatori la può ramanzare. No, io non la ramanzo, comunque lei mi dica anni, perché l'unica cosa dove siamo stati assolti è stato il finanziamento al PC. Lo chiede al tribunale che l'ha assolto, non a Di Pietro che ha chiesto di ascoltare in aula... Dato che c'ero, certo che la tangente c'è stata anche al PC. Ah, c'è stata al PC. Sono stati assolti, poi sono stati assolti, ma è evidente che la tangente. Vabbè, ma il PC aveva diritto a quella tangente, pagava gli stipendi delle federazioni, gente che guadagnava come gli operai di quinto livello. Io capisco. Faceva il lavoro di partito, una cosa che voi non sapete neanche che cosa sia. Una cosa importantissima per la democrazia italiana. Possiamo dibattere, non possiamo dibattere. Allora diciamo in un'altra maniera, no, che questo Gomez, paese ha perso competitività perché le aziende siete invece che farsi concorrenza si mettevano d'accordo, le nostre autostrade sono costruite di schifo. Le nostre strade sono costruite di schifo perché non si facevano concorrenza e costavano il 30% in più. Per avere un po' d'opinione pubblica. No, scusate, si sta parlando di cose. Ma che volete rompere le palle ai partiti della prima Repubblica? Non buttiamo il giornalismo. Per fare domande, c'è un altro bellissimo libro con documenti non giudiziari ma autentici, Gianluigi Nuzzi, Vaticano S.P.A. Fermo lì? Vediamo allora. Vaticano S.P.A., vediamo, perché qui si entra in ciò che è una caratteristica che nessun altro, forse un po' Geronzi, come Bisignani conosce. Il viaggio di Cusani, il viaggio con 1 miliardo in mano. È durante il processo Cusani che emerge una clamorosa, imbarazzante verità sulla Banca Vaticana. In quella sede si scoprì che lo IOR venne usato dalla famiglia Ferruzzi per ripulire denaro, pagare miliardi di lire in tangenti ai politici della Prima Repubblica, agevolare lo scioglimento dell'operazione Enimont. Circostanza confermata 4 anni fa dalle clamorose carte pubblicate nel libro di Gianluigi Nuzzi, provenienti dall'archivio del defunto Monsignor Dardozzi, figura chiave nella gestione delle finanze vaticane dalla metà degli anni 70 fino alla fine del secolo. Il sistema fa perno sulla figura di Donato De Bonis, uno spregiudicato monsignore che da ex braccio destro aveva preso il posto di Paul Marcinkus ai vertici dello IOR dopo lo scandalo Sindona. Sulla base di questa indicazione del dottor Gardini, io sono stato appunto allo IOR, ho detto che il dottor Gardini voleva aprire un rapporto con lo IOR. Andai da Monsignor De Bonis, che era un sacerdote che io ho conosciuto. Che potere aveva dentro lo IOR? Era il segretario, era il prelato, era una persona, era l'unico sacerdote all'interno della struttura dello IOR, ecco questo. Il sistema messo in piedi è noto negli ambienti della finanza sporca come il guado del pelle rossa.
Come gli indiani camminavano nei ruscelli per far perdere le proprie tracce, così la famiglia Ferruzzi usò la riservatezza, le prerogative extraterritoriali della Banca Vaticana per far perdere le tracce dei pagamenti destinati ai politici. Strumento di questa architettura, le fondazioni. Fondazione è il nome che viene dato ai conti correnti, allora cifrati, dei clienti ammessi dentro il torrione di Niccolò V, da sempre sede dello IOR dentro le mura vaticane. Bisignani apre la sua fondazione l'11 ottobre 1990. La chiama Luis Augustus Jonas Foundation. 600 i milioni di lire versati, in teoria, destinati ai bimbi poveri. Ma tre mesi dopo Monsignor De Bonis si presenta allo IOR con 5 miliardi. Poco più della metà li versa sulla fondazione di Bisignani, il resto sul conto della fondazione Spellman, di fatto riconducibile a Giulio Andreotti, sulla quale De Bonis poteva operare a piacimento. Il sistema dunque funziona. Mesi dopo, ad entrare nei saloni ovattati dello IOR stavolta sono Sergio Cusani, Carlo Sama e la sua futura moglie Alessandra Ferruzzi. Per inciso, i due verranno da lì a poco sposati proprio da De Bonis in questa chiesetta, Sant'Anna, ad un tiro di schioppo dalla sede dello IOR. I tre aprono una fondazione. La chiamano San Serafino, come Serafino Ferruzzi, il capostipite della dinastia. Su quel conto d'amblè piovono 36 miliardi. Questi conti segreti di fatto diventano una specie di IOR parallelo dove De Bonis fa e disfa senza alcun controllo e, cosa che scandalizzerà i porporati, con profitto personale. Un sistema occulto nel quale si inserirà per conoscenze e incroci affaristici anche il ricco costruttore romano Domenico Bonifaci. I conti vengono alimentati con decine di miliardi di lire, a volte in contanti, ma per la maggior parte in titoli di Stato. Una volta incassati i titoli, ripuliti con l'autorevole firma di De Bonis, i soldi prendono subito il volo per conti esteri. Il Pulmani Pulite, con una vera e propria caccia al tesoro, scoprirà che quei conti erano riconducibili, magari tramite prestanome, ai politici della Prima Repubblica che agevolarono o semplicemente non ostacolarono lo scioglimento di Enimont. Tra richieste derogatorie, mezze collaborazioni delle autorità vaticane, arresti e interrogatori, i magistrati di Milano stimarono la tangente Enimont in 150 miliardi di lire, due terzi dei quali transitati dallo IOR tramite 234 certificati di credito del tesoro. Ma la speciale Commissione Vaticana, chiamata ad urgenza ad affrontare gli imbarazzanti maneggi di De Bonis, subito rimosso con una promozione, scopre che i CCT sfuggiti alla contabilità ufficiale sono molti di più di quanti ne ha scoperti di Pietro e Company. E negli anni a venire questi titoli ogni tanto sbucheranno fuori come funghi casualmente, in occasione di operazioni antiriciclaggio che spesso richiamano in causa Bisignani e Bonifaci. Alla fine i miliardi che mancano all'appello, di cui la Banca Vaticana non riesce a trovare riscontro, risultano 62,6. Il che rende tutt'oggi ancora incerta la reale entità della maxi tangente Enimont, come pure la lista dei beneficiari di fatto risulta incompleta. Fila? Ma l'unica cosa che mi ha dato molto fastidio è lo spregiudicato Monsignor De Bonis. Beh, che no, scusate, è un prelato che ha fatto anche molto del bene, che ha aiutato, certo, appunto. Perciò la parola spregiudicato non mi piace. Scusi. Non mi piace, non è giusto. Ieri Papa Bergoglio, di cui lei parla anche nel libro, certo, ha detto che San Pietro non aveva una banca, insomma. Non credo. Guardi che io nel libro... E noi abbiamo commentato, non era mica Fassino. Certo. La banca... Ma che vuol dire non era una banca? Il telespettatore... commenterà, si cominciava in pesci allora. Che abbiamo no, mostrato sono tutti documentati. A me interessa che Ferrara, se il Papa parla dei principi non negoziabili, è il Papa, oddio Mammona, non è più il Papa. Guardi che io nel libro con grande anticipo... mi pare ci sia molto Mammona e poco Guardi Dio. Che io nel libro con grande anticipo, perché l'abbiamo finito di scrivere pochi giorni dopo... Lei dice dopo, che lo IOR diventerà una, infatti, una banca di solidarietà. Il conto sarà solo quello di San Pietro, saranno solo... Allora, facciamo una cosa... Fermiamoci adesso perché ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Poi lei ci dice la sua su questa cosa dello IOR. Insomma, se può anche su numeri. Ma i numeri credo che non li sappia veramente nessuno. Io non li so certamente, ma credo che sia impossibile. No? I miei certamente. Poi sì, abbiamo visto quel documento, poi lo rivediamo insieme. Certo. C'è il suo nome e due righe dopo Geronzi.
A tra poco. Bisignani, allora, abbiamo visto subito prima della pubblicità il servizio che documenta, anche sulla scorta dello scoop del libro di Nuzzi, Vaticano S.P.A., il suo ruolo rispetto allo York. C'è un, abbiamo fatto vedere, eccolo qui, non è questo, è quell'altro, quello col nome di Bisignani, e subito dopo, ma no, lo vediamo anche qui se vogliamo. In alto si vede il nome di Bisignani, due righe sotto il fondo San Giuliano, Geronzi. Lei e Geronzi, come riuscite a entrare, diciamo, in una, evidentemente, in una istituzione bancaria che non poteva essere alla portata di tutti? Il dottor Geronzi ha sempre con forza smentito quel conto, per cui io sto a quello che dice lui. I rapporti tra il Banco non di Santo... Lei non ha mai parlato di York con Geronzi? Beh, Geronzi... È difficile, no? No, onestamente, cioè, non è che... Geronzi certamente aveva un rapporto con lo IOR, perché il Banco di Santo Spirito, che era stato acquisito dalla Banca di Roma, dalla Cassa di Risparmio di Roma, era tradizionalmente la banca che si appoggiava allo IOR. Lei aveva ottimi rapporti anche con Pellegrino Capaldo, che poi fu chiamato anche a... Lo IOR poi è una banca centrale di uno Stato estero. Sì, è per questo che i vostri nomi fanno impressione, perché cioè, non è che io posso andare lì e vorrei aprire un... È vero che lei ha un pass o aveva un pass per entrare senza passare da controlli vari? Possibile, quella faccia è possibile. No. Una domanda, guardi. Si vede il topolino, la coda del topolino in bocca. Siamo ragazzi ingenui. No. Mi scusi. No, da Milano, guardi, ho sorriso, anche perché non avevo un pass, entravo. Non c'aveva bisogno di fare. Però mi sembrava troppo presuntuoso dirlo, per cui non volevo neanche dirlo. Senta, com'è allora? Ce lo può raccontare? Perché, come ha visto, nonostante i timori iniziali, questo non è il succedaneo di un tribunale. Ci interessa solo capire le cose, conoscerle nella loro verità o verosimiglianza storica. Ecco, se lei pensa a una banca, deve pensare allo IOR. Lo IOR è la banca dello Stato del Vaticano, che si comporta esattamente come una banca estera in qualsiasi parte del mondo. Perciò quei titoli, che erano titoli certamente non rubati, c'erano titoli certamente non riciclati, e che io ero convinto fossero titoli della famiglia Ferruzzi, che all'epoca era la famiglia più liquida d'Italia, venivano consegnati a una banca. Questo certamente non è un reato. Tutto quello che si è costruito attorno, il mistero attorno allo IOR, ne fanno un reato, perché così passa la cosa. Ma io mi sono limitato a portare dei titoli che erano, secondo me, della famiglia Ferruzzi e che ho dichiarato essere della famiglia Ferruzzi a De Bonis, che altrimenti non li avrebbe accettati, per cui successivamente abbiamo saputo che erano dei titoli che provenivano da un'operazione extra bilancio dei Ferruzzi. Ma lei poi è andato in banca a ritirare... No, c'è un passaggio che io non ho capito, perché ricostruendo quelle carte si vede che dal conto della Fondazione Jonas che lei aveva aperto, a un certo punto nel 1991 partono dei bonifici. Uno finisce alla Fondazione Spellman, che abbiamo scoperto essere la fondazione dove riconducibile ad Andreotti, voglio dire, era, e l'altro poi finiscono su un conto di una banca che fa capo a un suo nuovo amico, Giancarlo Rossi, ma comunque lasciamo perdere. Ci sono stati dei bonifici nel 91. Andreotti, vengo incontro a Ferrara, la politica ha un costo, tutto il resto. Possiamo dire che Andreotti ha preso i soldi della maxi tangente Enimont, che era un'altra cosa e che è il nome mancante a questa inchiesta? Per quanto mi riguarda, assolutamente no. I soldi per, diciamo... Chi, per... chi l'ha disposto sto bonifico? No. L'ha fatto De Bonis da solo alla Fondazione Spellman, o visto che il conto era suo? Cioè, ci faccia capire, perché io in banca me li faccio io conti. Se ce l'ho contostato con un'altra persona, lo facciamo o io o da Milano. Cioè, non è che i bonifici partono da solo perché non sono enti di beneficenza. Guardi che la corrente di Andreotti
è stata beneficiata da quella operazione con il ministro Pomicino, come lui stesso lo dice apertamente. Il conto della Fondazione Spellman è un conto che nasce dalla volontà del cardinale Spellman, che era un cardinale molto importante negli Stati Uniti, che è uno di quelli che aprì le porte degli Stati Uniti al presidente Andreotti, che quando morì lasciò quel conto a De Bonis e al presidente Andreotti. E quindi 2,2 miliardi della Maxi Tangente Eniment sono finiti ad Andreotti. Io questo non lo so, né l'ho fatto io, né il bonifico l'ho fatto io, e mi dispiace tirare in ballo il presidente Andreotti, che oggi su questa cosa non si può difendere e non è, nessuno gliel'ha mai contestato. E certo, perché avete i suoi amici dello IOR hanno truccato quale, le carte. Il quale se ne è servito per giocarseli a tor di vate. Andiamo, andiamo. Ma voglio dire, siamo io vengo incontro a Ferrara, voglio col binocolo, dire. Col binocolo, hanno pagato, avete pagato tutti i dei rapporti così forti dentro il Vaticano con lo IOR? No, a me chi mi ha presentato Monsignor De Bonis è stato Don Virgilio Levi, che era il vice direttore dell'Osservatore Romano. E che mi presentò De Bonis, che in quel momento... E scusi, perché io la presentò? No, immagino che non l'abbia presentato a tutti. No, ripeto, no. Abbiamo visto che pochissimi hanno accesso. Se lei va nella collezione dell'Espresso, troverà dei miei articoli in cui parlavo allora dello IOR. E perciò De Bonis era una fonte privilegiata. De Bonis, peraltro, era uno che rispondeva al telefono. Se i giornalisti chiamavano, rispondeva al telefono. Mentre Marcinkus era De Bonis, si chiamava... No. Senta, già che ci siamo, Andreotti, i rapporti con gli altri politici, la storia della Prima Repubblica, della fase finale della Prima Repubblica è fatta tutto del rapporto di competizione e di scarsa sopportazione reciproca tra Andreotti e Craxi, famosa volpe che finisce in pellicceria, ma anche dall'altra parte dei giudizi sferzanti, il famoso viaggio in Cina con Craxi e i suoi cari, perché c'era Andreotti ministro degli esteri e una comitiva viaggiante con Craxi. Insomma, si possono fare mille esempi che non sono solo di aneddotica ma anche di scontri a volte che sono durissimi. Com'era la verità? Bisogna precisare che il rapporto era su due piani. C'era un rapporto squisitamente politico antagonista tra Andreotti democristiano e Craxi socialista, ed era certamente antagonista e queste battute. Poi c'era un rapporto straordinario che si è instaurato quando il Presidente del Consiglio era Craxi e il Ministro degli Esteri era Andreotti. Andreotti ne aveva una grandissima ammirazione e raccontava, e mi raccontava, che quando andavano nei viaggi, effettivamente Craxi parlava con gli amici che si portava, Andreotti si studiava le carte, ma poi quando andavano nei vertici, Craxi rimaneva quasi sempre in silenzio. Dopodiché diceva una cosa e il dibattito ruotava tutto attorno a quello che diceva Craxi. Ne aveva una grandissima ammirazione. Calcoli che le persone con le quali si confrontavano erano Kohl, la Thatcher, Mitterrand. E perciò il non c'è anche il fatto che la politica estera con Craxi e con Andreotti, con Craxi presidente del Consiglio e con Andreotti ministro degli esteri, vira con una maggiore attenzione ai problemi del mondo arabo, ad esempio. Certamente. Sappiamo a cosa ci riferiamo. E poi ci fu anche l'episodio fondamentale di Sigonella. Con la grandissima presa di posizione. Hanno anche messo dei missilucci, non so se ve lo ricordate. Questo succede per prima, contrastare però, gli nel 79, lì il ruolo di Craxi è decisivo per appoggiare. Fu importantissimo e in quell'occasione Reagan mandò a Craxi, che si era molto arrabbiato diciamo con gli Stati Uniti, il generale Walters, per cercare Vernon Walters, che era un uomo della CIA, e per facilitare un nuovo incontro tra Craxi e Reagan. Walters è quello che ha svegliato il Papa. Ha svegliato il Papa dicendogli in grande anticipo che ci sarebbe stata l'invasione dei sovietici in Polonia, cosa che non fu vera in quel momento, ma... Jaruzelski fece l'autogol. Sì, però consentì a tutta l'intelligence, diciamo, vaticana di aiutare e fare una grande operazione di aiuto alla Polonia. Vernon Walters è quello che avverte anche Craxi, presidente del Consiglio, che di lì a pochi minuti viene bombardata la Libia, la Sirte, il bombardamento della Sirte in cui si tenta di uccidere Gheddafi. Aiuti alla Polonia che passano per Donato De Bonis, per lo IOR, le chiese che vengono infarcite di sacchi coi dollari, su ragazzi... Sì,
perché sì, l'Auenza andava finanziato. Raccontato questo? Dire, il mondo, certo che è raccontato. Infatti io sono un sostenitore di questo libro, ma perché racconta queste verità emergenti. Poi le cose segrete non ve le racconterà mai Bisignani, voglio sperare. Che pazzo. Magari c'è qualcuna che viene declassificata. Non gli sfugge. Visto che stiamo parlando dell'America, c'è un punto che ci porta all'oggi del libro, molto interessante. Cioè, lei dà dell'America questa visione, ovviamente, che è molto importante sulla politica italiana, e racconta di questo documento del 2008 sull'incontro tra l'allora ambasciatore americano Spogli e Beppe Grillo, un documento che per la verità è stato anche pubblicato dalla Stampa, uno scoop di Maurizio Molinari, che purtroppo uscì il giorno che si era dimesso Ratzinger, quindi andò a pagina 12-15. Ecco, e poi lei cita un personaggio, ecco, che in questa sede mi piace nominare, perché un altro forse che meritava di stare in quel servizio dei personaggi innominabili, cioè Franco Bernabé. Lei di Franco Bernabé dice che è membro della Trilateral, che c'è Bilderberg. Beh, adesso Bilderberg, è il grande animatore di Bilderberg. Che c'è addirittura, lei segnala che c'è un documento del 1997 in cui si parla di lui come uno di quelli che conosceva i fondi neri dell'ENI. Dice che c'è Bernabé dietro Grillo, che le porte delle televisioni si sono spalancate per Grillo, e c'è Bernabé anche dietro Renzi. È dal 92 che questo rapporto non è buono, no? Allora sembrerebbe che Bernabé è il suo grande nemico, è il vero burattinaio di questo paese, altro che Bisignani, o comunque è l'alter Bisignani, l'anti Bisignani. Adesso... ed è l'uomo degli americani che punta su, in questa fase politica, sul nuovo, esattamente come gli americani puntarono sul nuovo nel 92-93. Allora, lei pensa che qui tutto quello che sta succedendo in questi mesi, dal voto di febbraio agli incidenti... Lei ha letto la intervista di Molinari fatta un mese prima che morisse a Bartolomeo, all'ex ambasciatore? Certo, l'ho letta, la sto citando, Ferrara. Lei l'ha letta bene? Dovrebbe citarla lei, ma la sto citando bene. Io. Sì, certo. Però io sono, se ne vogliamo... La sto citando io, dovrebbe citarla lei, ma lei una cosa è un po' distratto. Stia buono, lei si spogli, si metta nudo come vuole la sorcina. È un po' annoiato questa sera. Io sono monoculare di una cosa che apparentemente la smentisce. Perché io, che sono cittadino americano, come sapete, ho doppia cittadinanza, fui chiamato... Fui chiamato dal consolato americano a mani pulite già iniziata, ma con Craxi non ancora sotto inchiesta, e mi chiesero un incontro. Io lavoravo al giornale, andai a questo incontro e trovai il console e vari altri funzionari, e mi chiesero come vedevo l'inchiesta a mani pulite. Gli raccontai quello che scrivevo sul giornale, niente di più né niente di meno. Al termine di questo incontro, il console americano a Milano, che è uno dei due intervistati, non mi ricordo più chi fosse, mi chiesero se era possibile incontrare Di Pietro. Allora, mi sembra strano che l'ambasciatore Bartolomeo conoscesse Di Pietro, che gli americani conoscessero Di Pietro e quant'altro, prima dell'inizio di Mani Pulite, essendo stato io interpellato esattamente al contrario. Io la data non so, cercavo una vecchia... E li mise in contatto poi? No. Assolutamente, no. Perché sei diventato un Bisignani. No, non li mise in contatto, perché dopodiché richiamai l'ambasciata americana, il consolato americano, quando venne per chiedere un'informazione, quando venne, saltò fuori un arabo strano legato a Bettino Craxi, Zuhair al-Kateb, chiedendogli: ragazzi, mi date informazioni? Così lo chiamo mi date informazioni su questi qua? Non mi vollero dare informazioni, e dato che a casa mia io faccio il giornalista, le ricevo le informazioni e non le do, e dissi: non è il caso. Ma insomma, c'è un burattinaio dietro l'ansia di nuovo della società italiana, come nel 92-93 che ricordava Ferrara? Cioè, comunque, puntavano su Di Pietro, adesso hanno puntato su Grillo? Lo dico io, perché non l'ha detto Ferrara, però Craxi sospettava di Andreotti all'inizio di Tangentopoli, sì, come suo grande nemico. Beh, pensi che fu Giulio Anselmi, che io accompagnai dal presidente Andreotti, che gli parlò della devastante inchiesta di Mani Pulite. Andreotti disse: ne parlo con Ombretta Fumagalli Carulli, che è molto amica di Di Pietro. E pochi giorni dopo chiesi al presidente Andreotti: ma che le ha detto la Fumagalli Carulli? Ha ragione Anselmi? Dice: ma no, è tutta una storia tra socialisti milanesi. Non c'è. Ecco, questo per dire che anche il grandissimo Andreotti su Mani Pulite
Non seppe antivedere. Da Milano, tutte le volte che viene fuori un gruppo nuovo con qualche possibilità di attrarre consenso, eccetera, gli stati, le diplomazie, però Brigate qui nel 2008, Rosso, Grillo, Di Pietro, ma Bisignani dà talmente importanza a quel documento e lo mette nell'appendice. È l'unico documento che mette in appendice. Beh, no, è una notizia, siccome adesso Grillo... la notizia è già stata data dalla stampa. Qui di più c'è l'intestazione. Ci sono anche gli ufficiali di collegamento. Esatto, ma poi c'è il fatto che. Scusa, è vero che l'amministrazione americana, gli stati si informano sui nuovi movimenti. In questo caso siamo in presenza dei nuovi movimenti che vanno a informare l'amministrazione. Esatto. Ma poi scusate, c'è un fatto che... No. Perché, no, scusate, i grillini, i due capigruppo grillini, i primi... Adesso si capisce perché era il primo partito italiano, ma nel 2008 Grillo politicamente non esiste. No, però scusate, a me la cosa... Scusate, la cosa che mi colpisce e che credo colpisca tutti, Grillo praticamente non va da nessuna parte e sente il desiderio di andare a parlare con gli americani. Uno. Secondo, i capigruppo a Camera e Senato, appena eletti, non vanno da nessuna parte, li chiudono addirittura nel Salone della Regina a Montecitorio. La prima cosa che fanno, vanno dall'ambasciatore americano. I nuovi due capigruppo che stanno nominando adesso, hanno appena nominato, decidono che la prima cosa che fanno, ritornano pure loro all'ambasciatore americano. Ma il punto è se nel 2008... Che loro lo dicono, mentre gli altri di solito ci vanno, ma il punto è se nel 2008 si cominciò a puntare su delle forze nuove in presenza di un potere, quello berlusconiano, che cominciava a disgregarsi. Cominciava già nel 2008 a dare, benché avesse appena... Poi scusa, c'è quell'episodio di Goldman Sachs, quell'episodio di Goldman Sachs è clamoroso, una banca dello status, del profilo di Goldman Sachs, quella fu un'adesione un po' troppo entusiasta. Stop ragazzi, siamo andati in questa fase in ordine sparso. Quindi su Bernabé non risponde? No, esatto. No, beh, come no, io su Bernabé rispondo, ecco, innanzitutto, rispondo... È una, come dire, un non amore che dura da almeno 20 anni. Guardi, è una storia molto controversa. Bernabé è stato socialista con i socialisti, poi ha cambiato parecchie casacche. Dopo tutta la storia della... Quali casacche ha cambiato? Beh, insomma, Craxi credo che l'abbia abbastanza rinnegato. Ma non è questo il punto. C'è un fatto preciso. Finita tutta questa vicenda dell'ENI, il dottor Bernabé chiese di incontrarmi, lo chiese ad un banchiere anche abbastanza importante, dicendo: beh, basta, c'è stata non questa... Non ho capito il nome però del banchiere. Ma il banchiere, il nome del banchiere, i nomi dei banchieri non si dicono. Comunque era una sua persona che mi venne a dire: beh, Bernabé ti vorrebbe incontrare, cosa che io feci, e ristabilimmo un buon rapporto. Sa perché? Perché lui voleva che io intercedessi sul dottor Geronzi, perché lui voleva andare a Telecom. Cosa? Che poi successe? Lei l'ha fatta quell'intercessione? Beh, io ne ho parlato effettivamente. E dopodiché... Andiamo in pubblicità sperando che non ci sia Telecom in pubblicità. A tra poco. Allora, Bisignani, vabbè, si è capito che nel libro ci sono delle persone che lei prende molto di petto perché le hanno fatto De Bortoli perché, per un verso, Geronzi perché ha rinnegato Andreotti, Bernabé perché... Insomma, non è un libro che è stato fatto anche un po' sui risentimenti? Assolutamente no, guardi, io mi sento andreottiano e i rancori non li conosco. Non li conosco? Beh, fortuna. E senta, le voglio però chiedere una cosa invece più importante. Mi presti il libro? Pagina 60. Pagina 60 si parla di uno dei casi che più hanno appassionato l'opinione pubblica, perché si parla del caso di Emanuela Orlandi. Lei parla, lei dice, le chiede, dopo lei, che lei ha fatto un'affermazione, no? Qualcuno deve dire a chi la Segreteria di Stato ha dato il codice segreto per creare il contatto con i rapitori. Le chiede Madron. Detto così sembra un messaggio cifrato. Nessun messaggio cifrato. Vuol dire che qualcuno era stato autorizzato a chiamare il Centralino Vaticano e ad avere un codice, 158, con il quale poteva mettersi in contatto con i vertici della Chiesa. Sembra che lei sappia molto più di quello che tanti altri credono di sapere. Guardi, la deludo.
Basta parlare col fratello di Emanuele Orlandi che le dice esattamente questo. Questo è il punto chiave. La segreteria di Stato non ha mai fatto luce su questo punto. Era stato aperto un canale a cui era stato dato un codice. Quel codice arrivava direttamente alla segreteria di Stato. Sì, noi però seguiamo queste cose dall'esterno. Lei come ha candidamente, si fa per dire, confermato, invece al di là delle mura vaticane conosce le cose un po' meglio. Non è possibile che non ci si sia interrogati abbondantemente su quella vicenda. Beh, la magistratura si sta interrogando da anni. Non può pensare che io le possa dare una risposta su un giallo così drammatico e su una vicenda così terribile. Per come ne ha parlato e per come anche Madron fa capire di essere stato sorpreso dall'acutezza di alcuni riferimenti, lei un'idea se le deve essere fatta. Beh, credo che sia una vendetta nata nei Palazzi Vaticani e certamente la Segreteria di Stato credo che dovrà farne luce. Quello che mi aiuta a dire che presto si farà luce è che il nuovo Papa, una delle prime persone che ha incontrato è stato proprio il fratello di Emanuele Orlandi e che ha tutta intenzione di fare chiarezza su questa vicenda. Il Papa ha detto al fratello Emanuele Orlandi: tua sorella è in cielo. E in posimato ha scritto un libro, lo ha presentato alla radio sabato scorso, venerdì scorso, mentre andavo in campagna, ero in macchina, l'ho sentito, ha detto: il Papa si sbaglia, Emanuele Orlandi non è in cielo. Emanuele Orlandi ha sposato il suo rapitore e convive felicemente con lui da 30 anni. Quindi, voglio dire, il mondo è vario, le teorie... Però io mi fido più di Papa Francesco. Appunto, anch'io. E a questo riguardo è di 24 ore fa la clamorosa rivelazione che viene da organi cileni sul fatto che il Papa avrebbe parlato della lobby gay. Non smentita da Padre Lombardi. Ecco, abbiamo aspettato 24 ore e nessuno ha smentito. Ha detto una conversazione privata, ma le parole non sono state smentite. Lei che conosce quello che succede al di là delle mura vaticane, veramente ha agito, è stata forte, ha determinato anche spostamenti di potere nella Santa Sede questa lobby gay? Innanzitutto il Vaticano è ossessionato da sempre dal sesso, perché se ne parla sempre. Ci sono lobby, non so se c'è la lobby gay, io non ne ho mai avuto riscontro, ci sono le lobby dei piemontesi, le lobby dei gesuiti, le lobby dell'Opus Dei, cioè il Vaticano è pieno di lobby. Ma io credo che... Sembrano le maschere della commedia dell'arte, qui è un po' più serio. No, ma io mi lasci finire il ragionamento. Papa Bergoglio non parla mai a caso. Il 24 giugno prossimo ci sarà a Roma la giornata della vita e il Gay Pride. Papa Bergoglio è quello che ha aperto... Anche a Roma. Anche a Roma. È quello che ha aperto recentemente ai divorziati e ai separati. È quello che ha detto: siamo tutti peccatori. Io non vorrei che questa, provocazione sulla lobby gay sia in realtà una apertura straordinaria che lui fa ad un mondo di peccatori. Beh, no, come perché siamo la tutti frase noi. All'interno di una condanna della corruzione, l'accento non è su gay, è su lobby, inteso come potere di ricatto reciproco, che tra l'altro era un tema uscito fuori anche, pare, contenuto nel famoso rapporto dei tre cardinali sull'affare. Da quello Vaticizio. Che so io, il Vaticano è composto in grande maggioranza di prelati, cardinali, vescovi, sottovescovi, eccetera, preti. Mi pare di ricordare che non dovrebbe essere contemplata nella loro attività quella di fare sesso né con una donna né con un uomo. Perché, data il carattere dell'ordinazione, della consacrazione di cui dispongono e che costituisce la missione e la vocazione della loro vita, devono essere casti. Quindi non capisco questa espressione, che già è un po' fastidiosa se la si usa per Hollywood o per il Made in Italy. È molto fastidiosa la situazione del Vaticano. Un Papa conosce i peccati, la corruzione, i peccati della carne. Ma che vuol dire questa differenza? Questa, me lo devi chiedere questa al Papa, storia però. No, beh, appunto, ma non la capisco. Infatti io sto chiedendo che mi si chiarifichi. Alla vicenda di cui parliamo nel libro delle guardie svizzere. No? Quello fu un episodio, ma qui si parla di qualcosa a più alto livello che ha impattato anche con cronache di malaffare italiano. No? Adesso non è la sede, non è il modo, non è l'ora, anche se questa forse sarebbe l'ora per parlarne più apertamente. Però non è soprattutto la storia che riguarda direttamente Bisignani. Qui in questa sede abbiamo interpellato perché è esperto, come si vede attraverso il conto dello Iordi, cose
di cose vaticane e per sua stessa missione. Io scusa, ho trovato sorprendente le sue risposte sull'ossessione del sesso. Qui, adesso questa, no, anche nel libro. Cioè dire che, come ha detto lui, che... Ma il sesso non è un'ossessione del Vaticano, il sesso no, è diciamo un'ossessione del mondo quando fu mangiata la mela ma lui ad dice, oggi. Ma lui tutti dice che in Vaticano sesso. Il sesso è uguale a chi ha l'ossessione per le diete, cosa hai detto? Vi posso raccontare un episodio molto divertente che è avvenuto un paio di mesi fa. Il Papa, come sapete, non è andato negli appartamenti pontifici, ma sta a Santa Marta, dove abitano solitamente le persone che vivono in Vaticano e lavorano in segreteria di Stato. Da quando c'è lui è stato messo un metal detector. E a un certo punto hanno trovato un sacerdote che aveva un filmetto porno. Ma questo è una cosa. E queste sì che sono notizie. Dunque, io, che non lo faccio mai per motivi religiosi, in senso così, mi segno. Poi voi fate quello che però, volete. Lei per esempio nel libro racconta di due episodi, uno di cui lei dice mi vergogno, l'episodio per cui lei e un altro cronista, Pietro Calabrese alle prime armi, inseguite... E anche Luan Rex. Inseguite per la rivista ABC anticlericale il fratello di Papa Montini che aveva un amante, lo fotografate, poi le foto spariscono, lei dice... Era il momento quello, però bisogna contestualizzare, c'era il referendum sul divorzio e quindi c'era Paolo VI. La rivista che aveva... era anticlericale, quindi fare lo scoop significava dire ipocriti. E con Pietro Calabrese, che mi piace ricordare adesso perché è stato un grande giornalista. Il secondo episodio che riguarda sempre le foto sono le famose foto di Papa Wojtyła che furono acquistate da Gelli e cedute al Vaticano. Cedute ad Andreotti. Quelli erano episodi, era un mondo in cui le foto sparivano, poi noi invece abbiamo conosciuto... Beh, credo che spariscono pure adesso, ecco, non mi pare. Lì volevo arrivare, spariscono o finiscono più facilmente? Non tutte spariscono. Il povero Pio XII perché... Farina aveva messo in piede, con cui lei lavorava, aveva messo in piede un giornale che si intitolava... Era il fratello di Farina. Io spio. Era, sì. Doveva essere legato, se non sbaglio, al gruppo Signorini o al gruppo Corona? No, io non me ne sono mai occupato. No, Corona fece un altro giornale che durò una settimana, si chiamava Star, mi pare, Corona Star. Vabbè, comunque, questo... Ma in un ambiente chiuso come il Vaticano, ma anche come la politica italiana, insomma, le foto... Ma guardi che... Il segreto... Vogliamo chiudere proprio in crescendo, cioè vogliamo proprio assurgere a livelli le foto. Cioè, io penso che, visto che lavori all'Espresso, dopo la foto di Zappadu, noi siamo arrivati... Quello è stato. No, il punto più di penetrazione più forte che ci sia stato nella. Voglio dire, sul caso Boffo c'è stata la più grave crisi tra governo italiano e Vaticano degli ultimi 50 anni. Non è che sto parlando. Sul caso Boffo? Beh, sì. Lì però non ci sono foto. No, non ci sono foto, ma c'era una patacca, un documento falso, come è stato poi ammesso dagli stessi. La domanda è: ed era sempre sull'argomento della sessualità. Quanto valgono in politica questo tipo di ricatti? Esatto. Detto in soldoni. Guarda, io non ho mai fatto ricatti. No, okay, però lei ha vissuto. Quanto ne hanno paura? Boh. Questo non lo so, certamente le fotografie non è un mondo che mi riguarda, mi compete. C'è stato quell'episodio giovanile di cui dico che mi vergogno ancora oggi. Ma sui ricatti che dice Peter, però è interessante. Propongo un piccolo, non è un giochino di società, ma veramente una cosa. Andreotti, si favoleggia che addirittura quando se ne andò dal Ministero della Difesa... dove era stato 9 anni, poi 13 volte, andò via con dei camion di carte che riguardavano tutti. Ancora si parla di questi archivi Andreotti all'Istituto Sturz. Craxi era un altro che, insomma, se ne andò da Raffaele e ci furono esilio, tutti. Sì, da Raffaele. Uno è finito in esilio, fottuto da Di Pietro, non so se mi spiego, vero? Abbiamo visto poi la caratura politica del personaggio. E l'altro, voglio dire, è stato eliminato con violenza dalla politica, da Caselli. Giuliano, però tu dopo una cinquantina d'anni di accumulazione di segreti, non esistono i ricatti e i segreti della politica occulta
contro gli altri per rimanere al potere. Giuliano, se esistessero Craxi e Andreotti non sarebbero tramontati. In un celebre faccia a faccia su Micromega con Piercamillo De Vico dicesti con la sorpresa di Davigo: per fare politica bisogna essere ricattabili. Questo sì, infatti erano tutte e due molto ricattabili, Craxi e Andreotti, su questo non ci piove. E quindi bisogna vuol dire una cosa molto semplice, che io se so qualcosa, se noi ci mettiamo insieme in un'impresa politica e se questo senso di appartenenza lo condividiamo con altri in un contesto di potere in cui poi ciascuno di noi deve svolgere un ruolo di comando, quindi già c'è il fumo di Satana, obiettivamente il fumo della storia, io e te, non è che io posso ricattarti, perché nel momento in cui decido di ricattarti, cioè di rendere pubblico un documento che ti accusa, vuol dire che ho già perso la mia battaglia, cioè ricorro a un'arma atomica priva di vero significato politico. Il fatto di incastrarti non mi salva, capito? Perché nel ricatto... È quello che è successo. Invece se io sono ricattabile, certo, vuol dire che faccio parte di una congrega di gentiluomini, più o meno per bene. E questa era la differenza tra la prima e la seconda Repubblica. Se tu non sei ricattabile non ti ammettiamo nel circo. È vero che non dovevamo parlare delle ferrovie, però adesso sembriamo in uno scompartimento. Volevo arrivare... È del tutto giusto quello che ha detto... È interessante. Ha detto che beh, la differenza tra la prima e la seconda. Gli offro perle di Machiavelli qui sì, ai porci, dicono che siamo in uno scompartimento, la cosa sempre fissati con queste ferrovie, Italo. No, la cosa bella era vedere Bisignani che diceva, ma non era la mia trasmissione, mi guardava. Questo beh, diciamo, ma anche Ferrara è un uomo di potere, ha detto Bisignani. Ferrara non è un uomo di potere, questo non si può dire secondo me. E Bisignani però... Alla fine di tutto questo, penso che sia nella storia umana la trasmissione in cui si è parlato meno di Berlusconi. Ma neanche meno del libro, tutto sommato. Beh, no, mica tanto. Francamente, io so che lei, giustamente, come tutti gli autori, tiene alla propria creaturina. Però non mi sembra proprio che non se ne sia parlato. E poi, se si parla molto del libro, poi nessuno lo compra. Io glielo voglio dire. Veda un po' lei, faccia due righe di conto. Che cos'è adesso Berlusconi per lei? È stato un punto di riferimento, non lo è più? È stato un grandissimo imprenditore, un punto di riferimento per me è stato solo il presidente Andreotti, per cui certamente Berlusconi è stata una persona che io ho conosciuto quando non era neppure cavaliere del lavoro e che ho seguito con grande entusiasmo. L'ha votato? L'ho votato con convinzione. Berlusconi? Sì, certamente. A queste, quelle prima avrà votato la Santanchè o che croce? No, ho votato Berlusconi. Ha votato Berlusconi? Certo. Nel libro anticipiamo il Forza Italia 2 di fatto. No? E adesso tra l'altro in queste ore... Era qui che volevo arrivare. Secondo lei, conoscendo anche le voci di dentro, molte voci di dentro, Berlusconi va verso una riedizione in Forza Italia lasciando, come dire, un po' di PDL come Bad Bank... E facendo un prodotto nuovo? Assolutamente sì, io lo dico con grande chiarezza. Ci sarà l'esplosione della PDL a destra e del PD a sinistra. E Berlusconi tornerà a fare, secondo me, Forza Italia o Forza qualcosa nuovo. E se si fosse presentato Renzi, secondo lei non ci sarebbe già più Berlusconi? No, sicuramente no. Renzi, quello che... E lei l'avrebbe votato, Renzi? Guarda, io non l'avrei votato Renzi, ma le dico una cosa curiosa. Mia figlia è una fans scatenata di Renzi e aveva addirittura convinto mia madre, che ha 88 anni, a andare a votare alle primarie. Gli ho detto, mamma, sei impazzita che vai a votare Renzi. Sì, me l'ha detto Lucrezia, perché Renzi è il futuro di questo paese. Detto questo, secondo me Renzi... E lei non ci crede, no, che sia il futuro. No, un attimo. Io penso che Renzi, fino ad oggi, è uno straordinario animale televisivo. Riesce a bucare il video, mi sembra che sui contenuti deve ancora molto studiare. Però. Dovrebbe quello avere che ha detto ieri sera D'Alema, dovrebbe avere un Bisignani che gli sussurra qualche consiglio. Guardi, Bisignani non sussurra. Dovrebbe avere una serie di economisti, una serie di manager che lo mettono lì veramente a studiare, non televisione con Gori, ma i problemi reali del paese. Secondo me dopo questa trasmissione Renzi chiamerà Bisignani. Renzi, no, se bisogna diventare animale televisivo è veramente, forse ci pensa anche lei. Alla politica non ci ha mai pensato? Io non ci ho mai pensato. La cosa che mi ha divertito l'altro giorno dal barbiere Piero, un signore ha detto, io lo so che lei ha fatto il libro perché vuole entrare in politica. Io non ci penso neanche, me l'ho chiesto una volta soltanto il presidente Andreotti, gli dissi di no, ma proprio... Io vorrei solo tornare nell'ombra, guarda, perché a me l'ombra poi mi piace moltissimo. Guardi, io le devo dire, cioè, tornare potente. Le piace molto l'ombra, ma lei sembra un bagnino in questo momento.
Sta proprio in mezzo al sole, proprio sì, sotto però, il sole. Guardi, però io voglio tornare nell'ombra. Guarda. Vuole tornare nell'ombra? Non ci sarà un secondo libro? Ci sono tante cose, un po' l'abbiamo dimostrato anche stasera. Beh, il secondo libro è la terza spy story che stavo scrivendo quando Paolo Madron mi ha detto invece di fare l'intervista, che si chiama Il Direttore. Senta, un'ultimissima certo, cosa per me, se qualcun altro vuole fare domande, se no c'è un'ultimissima cosa per me. Se Andreotti, che è stato il suo punto di riferimento, l'avesse potuta consigliare rispetto alla P2, Tangentopoli, la P4, in cosa l'avrebbe detto? Hai fatto una fesseria? Tutte e tre? Ciò che mi ha perdonato, e questo mi basta. Cosa le ha perdonato? Tutto. Gli errori che ho fatto, perché mi ha sempre voluto bene. Va bene, grazie a Luigi Bisignani, grazie a Paolo Madron, grazie, nonostante ti fa per dire, a Giuliano Ferrara, grazie a Peter Gomez, grazie a Marco da Milano, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, speriamo di avere contribuito a far sapere qualcosa di più, a dare qualche elemento in più e non soltanto a porre l'interesse sui ricordi, sulle memorie di un libro come L'uomo che sussurra ai potenti, il libro di Bisignani e di Madron. Buonanotte.